cioè non facciamo tante view perché non faccio vedere il culo. No, ho detto che se vogliamo farne di più devi tipo andare in mutande, cioè tipo devi andare in moto in perizoma, così probabilmente faremo più view. Ma ti pare? Perizoma oppure completo in latex? Sì. Molto sadomaso. Ciao fans. Ciao fans. È un sabato mattina, per la prima volta dopo 2 mesi stiamo per tornare in moto, anche se vedendo tutti i video in fila direte ma questi sempre in giro sono. No, è che invece no, si accumulano e poi ne facciamo buon uso. Comunque oggi stiamo per andare a fare prima i colli piemontesi, poi svalicheremo in Francia, dormiremo in Italia, torneremo in Francia il giorno dopo, faremo un po' di passi in Francia e poi torneremo a casa dalla Val d'Aosta. Ma spieghiamo perché dormiamo in Italia. Dormiamo in Italia perché c'è il bidet e io... Non è vero, non parlo solo per quello. Anche per quello. Perché si mangia bene. Sì, quello è il motivo principale in realtà. E perché conosciamo già un posto bellissimo. Dove torneremo e dove eravamo già stati l'anno scorso. Detto questo, possiamo scendere in garage e salire sulle moto. A few moments later. Ah, prima di partire non può mancare il classico lancio della banana. Attacca! Questa è una banana... Come vedete ormai è anche un po' bagnaticcia. Ma hai tu le mani bagnate o sbroda? No, era spoggiata sul lavandino. Vai, fa il lancio del giavellotto. Guarda che c'è il gatto! E questo era il classico lancio della banana. 1 hour later. Bene, vestizione completata in soli 35 minuti. Classico. Buono. Buono, ma non ottimo. Oh, possiamo partire. Sei pronta? Prontissima. Lei è nata pronta. Moments later. Da notare la Red Bull nello zaino. In caso mi venissero attacchi di narcolessia, visto che sono molto frequenti. Zaini sempre più pieni. Teniamo aperto il cancello nella luna che salirà tra 25 minuti. Sto facendo fatica a mettermi lo zaino. Allora, ho messo, zaino messo. Adesso lo tiriamo un pochino, giusto per... Ok? Oddio, se pesa! Se... Dato che non si può agghindare il Duke da viaggio, ci agghindiamo noi da viaggio. Scomodità assoluta. Arriveranno i soldi per comprare un'altra moto? 6 months later. Ho messo folle all'umido nei sacchi degli altri per non avere il problema del secchio stamattina. Ottima mossa. Vedi che il viaggio dell'anno scorso ti ha insegnato qualcosa? Flashback. Andiamo. Non abbia ritirato i secchi. Vabbè, lascialo lì. Sì, 2 giorni, dai. E chi se ne frega? C'è il tuo vizio di mettere fuori i secchi. Bisogna buttare ancora degli altri. End of flashback. L'anno scorso l'hai fatto spegnere 2 volte nelle prime 3 vie. Vediamo se quest'anno miglioriamo. Ok, siamo partiti da casa, lì dietro. Adesso prenderemo l'autostrada e ci spareremo tipo 200 km, credo. In direzione Cuneo, quindi A4, A55, A6, A33. E poi una volta usciti dall'autostrada Cuneo Est, Luna, ricordati Cuneo Est. Cuneo Est. Andremo a fare in ordine Falconiera, Sampeire e Colle dell'Agnello. Che Luna, sai qual è la particolarità? Che...
Dai, te lo dico io, che sennò facciamo sempre brutte figure. È il secondo passo per altezza dopo lo Stelvio in Italia. Ah. E il terzo più alto d'Europa, dopo l'Iseran, Stelvio, Agnello. Ottimo. Poi da lì scenderemo in Francia, Isoard, Briançon, di nuovo Italia, albergo Nanna. E questo sarà la giornata di oggi. E nel frattempo che puzza di merda. Incredibile, in questi giorni hanno concimato i campi qua in zona. Sì, ma cos'è la discarica? Ah boh, infatti io mi domando alla gente che problemi abbia. Gli passano a prendere la roba fuori casa e la devono buttare nelle piazzole. Vabbè. Comunque ieri sera abbiamo dovuto accendere il nebulizzatore perché c'era un fetore incredibile, non riuscivo a mangiare. Quindi l'uno ha scelto una fragranza, sandalo. Sandalo. Che non è tipo il sandalo del tedesco, che comunque non penso sia profumato, è una cosa un po' diversa. Che bello. Senza calze o con le calze? No, beh, con le calze, sandalo di tedesco, anche perché il calzino impregna e puzza di più almeno. Ah, ok. Le basi queste, Luna, le basi. Confidiamo sempre nel telepass, però magari con 28.000 kg di zaino, hai visto? Bene, prendiamo direzione Torino. A4. Bene fans, siamo in autostrada in sesta e dato che da qua a Cuneo sono credo 2 ore e mezza / 3 di questa noia infinita che ci spiattellerà le gomme nuove, direi che Luna possiamo teletrasportarci direttamente a Cuneo perché almeno i fans si evitano la rottura di maroni. Teletrasporto. Many hours later. Bene fans, dopo 127 minuti di puro piacere autostradale. 240, no, non è vero. Quanti chilometri abbiamo fatto? Sui 200 chilometri più o meno di autostrada. Ah. Siamo arrivati alla barriera di Cuneo. Finalmente. Adesso vediamo se il telepass apre la sbarra. Alleluia! Scusa, mi sposto che mi prende in testa. Sì, esatto. Sono mica tanto normali. Bene, siamo usciti dall'autostrada, adesso dobbiamo prendere Cuneo Est, tra 1,2 km. Puzza di marcio. Anche se il cielo sopra non è male, cioè è abbastanza azzurro. Dobbiamo uscire qua, eh. Sì, uscita Cuneo Est. Ci sono in pianura piacevoli 29 gradi, ma devo dire che si sta bene in realtà. Si sta molto bene. Ok, dobbiamo seguire per Borgo Sal Dalmazzo. Borgo? Luna Colombo è la preparazione dell'itinerario. Luna, mi raccomando, impara un po' la strada. Sì, sì, la imparo. Sì, sì, infatti. Prossima volta comprami una lavastoviglie. Ma veramente, cioè, siamo nella preistoria. Prossima casa, lavastoviglie. Se ci stesse l'avremmo messa. No, 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 non potevi comunque. Con molta lungimiranza abbiamo deciso di non portare gli antipioggia. Speriamo sia stata una mossa intelligente. Ma sì, un po' di acqua. Lava le tute. The next day. Il tempo si è messo abbastanza male, infatti mi sa che più avanti prenderemo anche l'acqua. Meanwhile. Guarda che bella. Street Fighter. Che bella. Sì, ma devi fare un mutuo per comprarla. Beh, ormai si intravede bene la sagoma delle montagne. Qua la benzina costava. Poi c'eravamo fermati l'altra volta. Ah, può essere. Sì, 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 siamo passati di qua comunque. Quindi mutandone di lana. Che immagine piacevole. Siamo a Boves. Boves? Oh, Boves. Ma non c'è anche Val d'Aosta, Boves? Ah. Porca miseria, guarda quanto è alta quella montagna. Ah, sì. Ah, i testicoli. Fontanelle. Fontanelle. Ho un negozio di piastrelle a Fontanelle. Fa anche rima. Hola, hola. Ho cagato nella iola. Sei il solito sboccato. Comunque ho un po' di mal di pancia. Ecco. Guarda che bella casetta. Sì, molto bella. Cosa? Cosa? Ho detto, si è già levata un po' di quella foschia orribile. Ah, sì, beh, un pochino. Attenzione rotatoria e attenzione case fatte intorno alla rotatoria in modo tondo. Bello. Oddio, sono un po' inquietanti, Carine, ma un po' inquietanti. Poi ti affacci alla finestra e guardi le macchine che passano sulla rotonda. Bello. Borgo San Dalmazzo. Ma aspetta, De Monte, però non mi sembra che ci fosse da andare dritto. Perché non scrivono SS21, dice. No, è giusta, giusta, giusta. A destra? Sì, sì, è questa. Ok. Sai cosa gli piaceva a San Dalmazzo? Sto a giocare a carte. Ah, perché? E Dalmazzo pescava sempre gli assi. Oddio. Battutona.
Pensa che non ho neanche fatto un corso di comicità, proprio mi viene così, naturale. E via di sto pezzo di... Attenzione, De Monte. Ma devo tenere, ci sono delle camere? Eh sì, siamo ormai sulle montagne. Okay. Anche perché qua ormai non è più autostrada, siamo nel vivo dell'azione. La senti l'azione? Bella. Anche se i fans nel sondaggio dove ho chiesto secondo loro come mai facciamo poche view in relazione alla qualità del materiale, hanno detto che devi uscire di più il culo. Perché tanti hanno detto che sono per il team culo e non per il team tette. Quindi in realtà le tette sono sopravvalutate, nel senso che si pensa sempre oh, le tette, poi in realtà la gente guarda di più il culo. Quindi insomma il succo era più culo di luna. Cioè non facciamo tanto di più perché non faccio vedere il culo. No, hanno detto che se vogliamo farne di più devi tipo andare in mutande, cioè tipo devi andare in moto in perizoma, così probabilmente faremo più view. Ma ti pare? Perizoma oppure completo in latex? Sì. Molto sadomaso. Guarda, ho appena messo una foto in pantaloncini. A parte la battuta del culo di luna, la realtà era che tutti dicevano che la maggior parte delle persone vuole vedere gente che rischia di ammazzarsi, perché se poi si ammazzano ci gode nel vederli ammazzarsi. Questo è il succo che ne è venuto fuori, della serie che guardi il video sperando che succeda qualcosa di brutto. Ah beh. Cioè non è una mia delucidazione, sto riportando i commenti che ho letto. E quindi questa cosa è abbastanza triste. Sì, appunto, è molto triste. Però probabilmente se l'hanno scritta in così tanti sarà vera. Io devo campare ancora almeno 80 anni. Cioè 80 più 25? Esatto. Ah beh dai, buona, poche pretese insomma. Almeno 80 anni ancora. Sì, ma a 105 anni non riesci mica ad andare in moto, eh. Se avrai le ossa talmente fragili che alla prima buca ti sbricioli. Io vabbè, guardo gli altri che vanno. Ah beh. E vabbè dai, meglio che niente. Bene, chiusa questa parentesi di demenza, ma anche di realtà, riprendiamo qui circondati dalle colline cunesi. Oh, inizia un po' di campagna. Comunque se vedi il cartello Colle della Fauniera, ecco, magari avvisami, che magari non lo vedo. Ok. Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Che spisa. Eccolo qua, Colle della Fauniera. 25 chilometri. Colle dei morti, oh mio Dio, tocchiamoci. Ma va? Giuro. Bene fans, siamo arrivati all'inizio della salita del Colle della Fauniera, che Luna ha letto essere anche chiamata Colle dei morti. Ah beh. Many months later. Ciao fans. Ciao fans, Luna, perché siamo intervenuti a questo punto del video? Perché dobbiamo spiegare qualcosa tratto da Wikipedia. Esatto. Cioè praticamente a questo punto tu dici, ah, si chiama anche Colle dei Morti, e ci domandiamo in realtà perché si chiama Colle dei Morti. Ho cercato su Wikipedia e anche su altri siti, praticamente si chiama così perché nel 1750 le truppe francesi si stavano ritirando durante la guerra di successione austriaca e mentre scappavano sono state trucidate in questa valle dalle truppe austriache e piemontesi, e quindi da quel momento in poi l'hanno chiamato anche Colle della Morte o Vallone della Morte. Quindi il motivo è questo. Ah, bravo, voto 10. Grazie, arrivederci. Meanwhile. Ecco, guarda, qua c'è anche l'ombra. Moments later. Ci sei? Sì. Andiamo. Finalmente ci inerpichiamo sulle montagne. Oh, guarda le mucche. L'unico e solo ambiente naturale di questa moto. Questa moto è stata creata sulle montagne austriache. Orco cane, occhio lì, sassi. Perché Luna, la sede di KTM in quale città risiede? Luna Colombo e la cultura. Vienna? Sì, Vienna, ma da ma... Vienna. Martin Göfen. Martin Göfen? Sì, Martin ingolfato. Ah.
Martin Garrix. Sì, Martin Garrix. Animals 130 si vola. Che poi le producono in Cina ormai, o in India, dov'è che le producono? Ma a parte che è una diceria. È una diceria. No, beh, alcune veramente li fanno in India. Partiamo bene con la strada larga. Partiamo ancora meglio con me che mi sono dimenticato di allacciare lo zaino davanti. Bene. Oh, guarda come bel panorama che si apre. Finalmente il cielo azzurro senza lo smog, gli alberi nel campo di fieno, tutto bello secco. E poi continua a piovere, come fa a essere giallo il campo? Vabbè. Vedi, bisogna vivere in montagna. E se la slalomeggia e ci andremo l'anno prossimo probabilmente, se tutto va bene. Senza smog. Sì, ma là, mamma mia, già mi è l'ansia. E diciamo che l'asfalto non è che parte proprio benissimo, eh. Cos'è qua? Porca miseria. Un cratere. Allora, prime impressioni negative. Sì, negative. Strada molto stretta, asfalto molto rovinato, buche, avvallamenti, bombardamenti. Bombardamenti. Quando l'ho cercato su Maps c'era scritto strada ad elevata frequenza ciclistica. Ah, wow. Nel senso che fai la curva e ti trovi il ciclista in mezzo, Giusto. Allora, la prima impressione, sai che flash mi è venuto nella mente? Quel colle dell'anno scorso in Francia, il Col della Madeleine, che era la strada infinita ed era un po' in mezzo così alle bricche e l'asfalto più o meno c'eravamo. L'asfalto era così, no? Mica era tanto meglio, soprattutto all'inizio, poi andando in su è migliorato. Sì, quello è vero. Non so, sono più contento di andare dove so che quello davanti in macchina va nel fosso pur di farmi strada perché c'è quella mentalità lì più bella, ecco. Sì, ma anche l'anno scorso siamo arrivati, che erano forse le 8:30 in albergo, e siamo andati a mangiare alle 9. Comunque ci hanno fatto da mangiare. Sì, sì, senza problemi. Anzi, era pieno il ristorante. Somiglia un po' al mortirolo sto robo. Sì, beh, oddio, al mortirolo ci sono delle buche in terra che qua per fortuna non ci sono. No, beh, ok, però come, come strada mi ricorda quello. Sì, il lato bresciano ci assomigliava un po'. C'è anche come location, capito? Però che zone molto tranquille. Cioè, abbiamo incrociato 2 macchine e 5 persone in bici fino adesso. Vero è che è 1:15, quindi magari è ora di cena. In cena? Quindi magari è ora di pranzo, però vabbè, non so, comunque... Porca la merda di mucca! L'ho schivata all'ultimo, eh! Guarda qua, bella. Questa è proprio una zona da sesso, droga e pastorizia. No, questa è una zona dove posso fare la pipì. Occhio che c'è un po' di brecciolino sul tornante, eh! Ma dove sei finita? Sto facendo un tornante. Tension. Tension, please! Bella slalomeggiante, eh? La stretta anche. Lo so, però mi divertono le strade così. Se l'asfalto non è male, sono divertenti. Poi qua, non essendoci la linea di metà, non ci possono scrivere "Addio, avete sconfinato nell'altra corsia!" Belle queste montagne, però. Sì, rocciose. Attenzione che c'è tutti i sassi nel tornante. Qua ce ne sono tanti, fallo piano in prima, perché c'è giù proprio lo sporco. Porca miseria, guarda qua che crateri. Oddio, cosa facciamo, amore? No, aspetta, perché c'è una macchina dall'altra parte. Noi ci passiamo. Noi passiamo, andiamo oltre, ringraziamo. Perché ci dobbiamo far prendere dal panico per niente? No, cosa facciamo? Passati, ci abbiamo le moto. Sì, sì, sì. Ma Luna Colombo? Ma che problemi hai oggi di lentezza? Perché? Non so, ti vedo attardata. Ma sono qua, bisogna mantenere la distanza di sicurezza. Flashback. Porca... amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, È spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso. Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, Non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più. E mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback.
Hai imparato quindi che non mi devi stare in culo? Stavo vedendo il paesaggio. Ah, ok, ok, ci sta, ci sta. Bello però. Assomiglia un po' alla Bonette. Occhio, tutto sporco in terra. Bello, molto bello però. Vorrei che c'è lo blu anche, che c'è. Sì. Blu, bluissimo, per fare una citazione. Ah, occhio qua che ci sono proprio i ciotoli in mezzo alla strada, Rimani di lato. Brava. Allora, paesaggio carino, strada rivedibile, più che altro molto molto sporca. Cioè all'inizio era molto molto rovinata, adesso salendo l'asfalto è un po' meglio, salvo giù là che c'erano due bombardamenti, però è veramente tanto sporca, piena di ciotoli, di sabbia. Qua non, qua aiuto. Luna, vuoi dire qualcosa? Non ti ho sentita. Eh no, ho paura perché non c'è il parapetto e c'è il burrone. Stai in mezzo e vai giù nel burrone. Beh, qua c'è il filo però. A me. Qua c'è il filo e probabilmente per ragioni di sicurezza il filo ha il suo perché. Poi se c'hai i denti sporchi lo puoi prendere e te lo passi. Ormai non risponde più neanche alle mie battute stupide, proprio... Sta in silenzio, dice vabbè, facciamo finta di non averla sentita. No, però come paesaggio è bello, Molto bello, sì. Man mano che sali è sempre più bello. Ma guarda lì la strada sterrata, che roba. È la strada che c'era il cartello prima con scritto divieto di accesso. Ah. Sarà sterrata per... Boh, particolare però, guarda come a zigzag proprio. Sarà la strada vecchia, la mulattiera, la pista da cross. No, non è vero, è senso unico, ma si può andare. Ah, si può andare, wow. Il problema è che essendo senso unico mi viene da chiedermi una volta che sei giù come torni su. E no, ma sbuca fuori sotto, dove siamo passati noi. Non ci avevo fatto caso allora. Quindi era divieto d'accesso perché eri in contromano. Sì. Ah, ecco. Ah, guarda, c'è una sedia gigante. Wow. Ma si può fare la foto? Ah, diciamo che però è proprio del ristorante, mi sa. Guarda i cavalli. Ma sono mucche. Ah no, era un cavallo. È una mucca. Beh dai, oddio. Riuscirò a distinguere un cavallo da una mucca? Non è che ti ho detto guarda un licaone. Un cavallo. Un licaone? Un licaone di campagna. Guarda qua che figata. Sì. Però guarda anche giù perché è pieno di buche. Bestia. Oh, guarda tante buche. Però cacchio, bello. Sì. Non gli avrei dato 2 euro a guardare un po' da Street View com'era. E invece vedi, a volte ti fai trarre in inganno dall'apparenza. E dico, la vita ti sorprende. E la vita ti sorprende, sì. Orco cane, c'è il tornante, mica l'avevo visto. Sì, anche io all'ultimo l'ho visto. Stavo andando proprio a farfalle. Ecco, lì potevo fare la pipì. Dietro col masso là. Guarda, c'è anche la piazzola. Moments later. Accendi tutto. Dai però. Su le dos. Guarda qua come sembra nella steppa. E poi quanto è secca quest'erba per essere in montagna. È indice del fatto che da questa parte qua delle Alpi piove molto di meno. Sa di sì. Qua ce la fai a superarmi però, Luna Colombo passa davanti. Guarda che roccione. Si chiama roccia marrone. Oh. Guarda quanti! Ciao mucchi! Così imparano la melodia anche loro. Ma sono tutte bianche. Sono le frisone piemontesi queste. Frisone piemontesi? Eh sì. Ma quella lì era fuori dal recinto?
Pensa, è una mucca sovversiva, incredibile. E se si perde? La insidia da dietro ai 38 all'ora. Pazzesche velocità qui in montagna. Ehi, vabbè, ma la strada è stretta, il paesaggio è bello. No, no, ma mica stavo dicendo niente, che poi... Guarda! Chissà cos'era. Sarà un baitone dove venivano a pascolare le mucche. Anche se questa zona qua delle Alpi è stata super blindata durante la Seconda Guerra Mondiale. Occhio, ma moto. Soprattutto tutta la parte francese delle Alpi che confina col Piemonte è stata usata per costruire una serie di fortificazioni conosciuta come linea Maginot. Maginbu? Ma perché devi sempre rovinare quel briciolo di Discovery Channel che voglio mettere nei video? Maginbu? No, Charles Magin... sì, diciamo, stavo per dire Charles Maginbu perché ormai... Maginot. Maginot era un generale francese che è quello che ha voluto la costruzione delle fortificazioni. Ah. Peccato che le ha fatte... Guarda la marmotta! Gli è caduto qualcosa? Vabbè, tanto si è fermato anche lui. Guarda la marmotta! Dov'è? È sotto lì nel campo. Non l'ho vista. Maginot è quello che ha voluto le fortificazioni. Peccato che le ha fatte costruire fino al confine del Belgio. E le armate naziste sono passate proprio dal Belgio per entrare in Francia. Ah. Quindi alla fine tutte quelle fortificazioni sono servite a un c***o. Bene. Sai quando fai i lavori a metà, no? Dici, vabbè, dai, figurati, sei entrato dal Belgio. Ecco, entrati dal Belgio. Entrati dal Belgio. Belgio e Olanda. Tutta quella zona lì. Ma questo? 1906 sono gli anni che ci metto ad arrivare su con la macchina? Mi... Proprio su un sasso. Anche lui. Sì, è larga come la strada sta macchina. Infatti mi domando se ne trova una dall'altra parte, come fa? Sì, infatti. Scommetto che prima di arrivare in cima lo scopriremo. Ma ci sono anche i pecuri. I pecuri. Ah! Guarda che collo, ma perché sono tutti lì attaccati? Grazie. Ah, guarda che le pecore sono del Masai. Il Masai. Pazzesco. Non pensavo che comunque venissero a fare i pastori sulle Alpi. Ci sono quelle cose strane da vedere, non siamo abituati. Occhio che c'è sesso tarri, sesso, dov'è? Cosa stai facendo? Oh cazzo. Mi è entrata la folle invece della prima. A posto. Sentiero dei fiori penso che non sia la strada che dobbiamo fare noi, noi dobbiamo rimanere su questa. Ok. Ma che strade. E che strada chi l'ho. Porca miseria. Cioè dopo la gente. No, io veramente. Io mi rivolgo a tutte quelle persone che sono venute su Abema e hanno detto: ma che strada avete? Ma queste sono le strade che sono improponibili, non quella di Bema. Quella di Bema è qualche chilometro, no, neanche, qualche centinaio di metri, un po' brutto. Sì, vabbè, ma non così. No, ma poi qualche centinaio di metri, non una strada intera. Però guarda che paesaggio. Sì, bello, molto bello. Verso l'infinito e oltre. Ma guarda come va la strada sul costone della montagna con sotto... Che c'è una macchina che arriva, due macchine. Oddio. Ah, beh, là c'è una piazzolina dove si possono infilare loro. Perfetto. Oh cazzo. Attenzione, Luna Colombo sfida la gravità. Paura. E vince. Beh, ma che paura. Bello però, eh. Bello, ma meglio guardare davanti. Esatto, che un attimo che vai giù a dire Padre Nostro. Guarda dove va la strada. In alto. Madonna, che figata. Io mi immagino farlo l'anno scorso, scappando dal temporale. Cosa sarebbe stato fare sta strada con tutti i fulmini che venivano giù lungo la montagna? Altro che avventura, sarebbe stato un film horror. E comunque l'arrampica si è pulita, eh.
Porca miseria. Poi guarda com'è proprio massicciata, tutti i sassi. Sì. Se diciamo che con la super sportiva non è la strada giusta. No. Naked, avventura, sì. Super sportiva, no, 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 no. Oh, c***o. Bello. Un pullman, ma io non posso andare di qua. Come faccio, amore? Aspetta, lui c'ha un sacco di spazio. Ma lui ce la faceva, cioè poteva venire... Grazie, ciao. Vabbè, sì, c'era un bel gradino. Vai in giro con il vai in giro col pullman e dopo ti lamenti. Vedo una croce, quindi mi sa che siamo arrivati in cima. C'è anche una chiesa. Strano. Sembra un fungo, ecco. Beh, ma città del fungo, quello sembra un fungo. Cos'è? Cos'è? Il simbolo delle crociate? Il simbolo dei templari. Guarda che statua, sembra Gollum. È Marco Pantani, Luna. Beh, Luna, neanche la foto in cima al passo, no? Troppo difficile. Ormai sono andata giù io, non c'è neanche uno spazio per girare, mo. Io giro qua nelle rocce. Perché il Duke non teme neanche l'off-road. Cosa devo fare? Devo cercare un posto per girarmi? Vedi tu, se vuoi star lì. Magari giù là. Molto troppo in discesa. Dove? Dove mi sono fermato. Raccapana. No, no, io non riesco. No, non starò a tornare indietro perché è veramente complicato. Tu ti ammazzi di sicuro. Però volevo far vedere il paesaggio da qua in cima. Ah, eccolo dove è il cartello. 2481, Luna. 2481. Bene, siamo in cima al Colle della Falniera. Luna ha appena scambiato la statua di Marco Pantani per Gollum. E oltretutto non si è neanche fermata in cima al passo, ma mi ha fatto arrivare in questa piazzola di sosta qua dicendo: ah, ma io non pensavo volessi fermarti in cima al passo. 3 anni che ci fermiamo in cima ai passi. Vabbè. Comunque fa un caldo veramente importante e niente, ci siamo bruciati la cima del passo in questa maniera stupida. Vabbè. More moments later. Guarda dove vanno quelli in bici. Vai, vai, denti te. Bene fans, quella era la cima del Colle della Fauniera. Non ci siamo fermati perché niente, Luna non ha capito fosse la cima, è andata dritta e poi non riesce più a fare inversione, quindi ce la siamo giocata così, vabbè, pazienza. Vabbè, quasi riuscirebbe. Sì, sì, con tutto il dislivello. Guarda qua quanto è grande. Proprio tu, vabbè. Spero che abbia capito per i prossimi 7 passi che dobbiamo fare in questi 2 giorni. Hai capito? Guarda la mucca. Rispondimi! Oh madonna, ho capito. Sì. Cazzo, urli. La tua frase più famosa. Sì, sì, ho capito. E poi fa il c***o che vuole. Urlo perché quando faccio una domanda gradirei ricevere una risposta. Mamma mia, quanto sei noioso. No, non mi dici la mucca se ti faccio una domanda. Non essere noioso. È che è veramente maleducato non rispondere e far finta di niente. Ah. Magari non te l'hanno insegnato. Beh, comunque Colle della Fauniera 2481 metri. Adesso scendiamo su questo asfalto che... ma qua è cemento, non è neanche asfalto. Sì, ma che paura. È tutta ceduta così. Tutta ceduta. Qua è ceduta sotto, Sì. Ma dove sei finita? Vado piano. Castelmagno, Marmora, Colle di Esichie. Direi che scendiamo da qua. Madonna santa, che cos'è? Ma che cazzo? Attenzione! Boh, i sassi. Sì, allora, paesaggio bello, strada... diciamo particolare. Comunque, nonostante siamo a 2400 metri, ci sono 27 gradi e mezzo. Io pensavo avrei avuto freddo. Riscaldamento globale. Oh, c'è la mucca in mezzo alla strada. Oh, stai attento. Porca vacca, c'è la mucca in mezzo alla strada. Oh, amore, ho paura io, Ma guarda, anche qua ci sono. Ma cosa deve fare? Ma passa piano, la guardi, la saluti, vai avanti.
paura. È proprio lì in mezzo, non passano perché ho paura che li incorni. Vabbè, ma le mucche sono animali pacifici. E boh, non mi sembrava molto pacifica quella. Ti ha fatto qualcosa? No. E quindi era pacifica. Occhio. Non ho capito come fanno a uscire dal recinto. Con le zampe? Vabbè, ma c'è il filo. Ma non vedi quanto è basso? Lo scavalcheranno. Occhio che c'è un cratere lì. Ma sei in difficoltà? Sto andando piano perché ci sono le buche. Guarda che non ti sento perché sei troppo lontana. Ah, ok. E infatti quando hai risposto non ho sentito. Ripeti che non ho sentito di nuovo. Ho detto che stavo andando piano perché c'erano le buche. Ah, ok. Beh, guarda qua che passa sotto al sasso. Tra muschi e licheni. Tra muschi, licheni e marmotte. Guarda quanto è alta sta montagna di roccia. Ah, ma è molto particolare questo passo. C'è lo zaino che, porca miseria, in discesa mi punta. Cioè, mi fa ancora più peso. Cosa sta provando a fare? Non so, qualcosa di stupido. Sta facendo accoppiare l'acqua con la bicicletta. O sta sciacquando le ruote della cacca di mucca. Sopra il ponte di Baracca c'è l'una che non si ferma sui passi. Oh, che ansia. Che bella strada pulita e piena di sterco. Buca. Ma io do per scontato che tu sia sotto controllo del posizionamento delle telecamere che hai sulla tua moto. Sì, perché? No, no, chiedo. Perché se poi scarico il video della GoPro e vedo che inquadra il cielo per mezzo viaggio, mi girano un po' i maroni. No, mi sembra che inquadri me. Ok. Guarda qua che roba, però. Veramente bello. Sì. Ma quanto cavolo sei lontana? Oh, ma io vado al passo che voglio. No, vabbè, capito, siamo in giro insieme, sei in un'altra regione. Ho capito, ma ascolta, a parte che ti vedo, sei lì davanti. Se mi vedi perché sto andando a 28 all'ora. Comunque, uno che ha come questo l'adventure può andare più forte, io no. Ma se abbia la stessa moto? Ah, tu fai quello che vuoi, scusa, ci sono le buche, è stretta, non c'è il corrimano? Il corrimano? E vabbè, quel che l'è. Non è in sicurezza. Se arrivo magari un po' più forte e mi trovo in una buca e... Vabbè, ma scusami, infatti, cioè, sulle curve vai piano, ma sul rettilineo almeno 40 all'ora fammeli. Se mi vieni giù 25... Sì, un rettilineo, se prima, come prima c'era un pezzettino che era bello l'asfalto, ok, ma se il rettilineo c'è l'asfalto di merda, devo andare sempre piano. Cioè, se poi mi dici le curve cieco, paura, va bene, ok, però è che qua non è così brutto. Il pezzettino su era orribile, te ne do atto. Ma qua è già meglio. Guarda che chiesa gigantesca. Sarà un qualche specie di santuario. Occhio al pick up. Comunque è infinita sta strada. Certo, se la fai a 20 all'ora poi. Porca tro... Facciamo che ti faccio passare, almeno non ti perdo. No, 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 sto davanti te, per l'amor di Dio. Sì, ma adesso non è che facciamo tutto il viaggio che sto davanti io come al solito, eh. Vabbè, adesso sto davanti te. Questo perché era da quel lato lì della strada, boh. Ma infatti, fermo poi, boh. Magari pensava di essere in Inghilterra. Occhio che c'è un ramo in mezzo alla strada. Sì, comunque è veramente lunga sta strada. Te l'ho detto. Me l'hai detto, io ti ho detto, certo che se vai a 20 all'ora. Io ho capito, più di così.
più di così. Io sto andando nei limiti, ma comunque più di così. Anche perché non vorrei smorzare il tuo entusiasmo, ma sono già le due. Infatti io non ce l'ho l'entusiasmo. Ah, fantastico. È sempre una gioia viaggiare con te. Perché continua ad esserci pieno di buche. Non è che mi diverto se una strada è così, scusa. Non so tu, c'è bello, bello, paesaggio, bello. Ma la strada fa cagare. Adesso devo cercare di superare questa macchina. La strada è vuota, nessuno. Proprio nessuno. Proprio che la puoi superare anche in curva. Attenzione, Luna Colombo supera le macchine. Di prepotenza anche. Ho visto il vecchietto che gli è uscita la dentiera. Dallo spavento. Sì, sì, hai messo la terza per la prima volta dopo quanti chilometri? Meglio per salvarla le marce. Sì, sputtaniamo il motore a girare in seconda. Vabbè, a girare in seconda a 30 all'ora non sarà mica sputtanarlo. Non lo so. Beh, comunque prima di partire a Luna ho fatto il tagliando, le ho fatto montare le pastiglie nuove di frente alla Brembo. Luna, fanno o non fanno la differenza? Sì, sì, frenano molto di più. C'è da dire che di base non frenava. Sì, bene, lasciamo perdere il freno dietro. Dai, qua è bello l'asfalto, puoi anche venire giù un po' più decisa. Sto già venendo giù un po' più decisa. Ah, cavolo. Ma mi sto facendo passare? Sì, perché mi rompe i maroni a essere da solo tutto il tempo. Oh, là, finalmente l'ho fatta passare. Almeno posso insultarla vedendola. Se no la devo insultare senza neanche vederla. Cioè, è scomodo comunque. Ma l'hai visto? Cosa? Che sono proprio cretino. Guarda, sono proprio cretino. Guarda, questa strada mi ricorda un po' quella strada là, là che c'era il cartello Lunecco. Flashback. Lunecco, attenzione, qua ci vuole una stories. Ma vai di fianco al cartello. Ciao fans, siamo a Lunecco. Lunecco. End of flashback. La canobina. Sì, beh, quella era un po' meno in discesa, era un po' più in piano. Però sì, madonna, quella è veramente una delle top 10 delle strade di schifo che ci sono. Amore, com'è sta strada? È particolare, suggestiva. Una merda piena di buche. Fa cagare. Proprio quell'enfasi, fa cagare. Poi da Milanex. Oh, dov'è la strada qua? E la insinuo all'esterno. E la insinuo all'interno. Certo che se poi non le puliscono però i tetti. Guarda qua che si vede tutto il cemento armato lì, i ferri. Sì, beh, non era neanche così male, ho visto di peggio. E saluta Luna Colombo. Sì, sì, lì. Attenzione, ha messo la quarta dopo quasi un'ora. Oh. Attenzione che gli va in casa se arrivi lunga. Finalmente si può guidare un po'. Mi sembra di andare in bicicletta prima. Vabbè, perché siamo da così tanto tempo in discesa che un po' mi fanno male anche le braccia. Dai, non continuare a lamentarti che c'hai 25 anni, anzi ancora 24. 24, non allunghiamo i tempi, che non me la sento. Ecco, non facciamo i cinquantenni mestruati. Oh, finalmente c'è anche dell'asfalto decente. Larga, liscia. E infatti appena c'è l'occasione. Un cretino. Sì, beh, non penso che averti superato i 65 all'ora sia un gran pericolo, soprattutto considerando che l'ultima macchina che abbiamo incrociato è stato 20 minuti fa. Ma ti faccio ripassare perché mi diverto così. Lo svernicia così, senza dirgli niente. Adesso la rimette nel mirino, attenzione. Ah, staccata profonda. Ci crede all'esterno? E adesso è il momento buono!
bello. Ci sono 25 gradi e 4. Che bello. Qua un po' tipo canyon. Beh, poco, eh. Porco cane, occhio che stringe la curva e arriva una macchina. Grazie. Speed, come dice Jeremy Clarkson. Speed? Quando c'è tipo... quando c'è l'era dice speed. E sono arrivata? Sì, sei arrivata perché mi sono fermato. Sono arrivata a dargli fiato sul coppino. Dai, vai, fiato sul coppino. Gallerie aperte. Ah, questo pezzo qua è divertente. Sì. Chissà se siamo sulla strada giusta. Oddio. Danzano. Sì, ma se è lunga sta strada, chi lo? Appunto, per quello dico, chissà se è giusta. Facciamo un check mappa. Facciamo un check mappa. L'ombra. Abbiamo sbagliato strada. No. Dovevamo scendere da qua. Da Marmora. Invece siamo andati di qua. Eh sì. E quindi andranno indietro, ma fino a dove? Non prende. O scendiamo fino a Valgrana, andiamo dronero e torniamo in su. O torniamo indietro un pezzettino e andiamo in su. Il problema è che capire se è sterrato o se è asfaltata. Che prima c'era una strada andare che andava in su. Ma non era così tanto indietro, Anche perché la cima del passo è tipo qua. Quella strada lì era appena dopo la cima, Sì, ma era sterrata quella roba lì. Appunto. Arriviamo a Valgrana e giriamo per Dronero. Però dobbiamo muoverci perché stiamo allungando un sacco. Siamo lì a Castelmagno. Dobbiamo arrivare a Valgrana e girare per Dronero. Valgrana. Vedi perché bisogna guardare in due le strade? La 360 mi sa che è spenta. Sì, scaricate le batterie. Lascio qua? Sì. Dai, scanniamo perché è tardi. Bene fans, abbiamo sbagliato strada, ma perché in realtà quella che segnava mi sa che era sterrata, o comunque un pezzo era sterrato, o comunque non mi ispirava per niente sinceramente. Quindi a questo punto arriviamo giù fino a Valgrana e poi riprendiamo la valle da Dronero. E diciamo che prima abbiamo scelto la meno peggio. Quindi vabbè, andiamo giù da qua, che quantomeno è abbastanza decente. Arriviamo al primo paese dove si può tagliare e tagliamo, perché questo giochino ci è costato almeno 50 km. Posti dimenticati da Dio. 1 hour later. Bene fans, abbiamo trovato la strada che si congiunge a quella che avremmo dovuto fare. Sono già le 2:25. Luna continua ad andare a 30 all'ora. Non ha capito che siamo stra in ritardo sulla tabella di marcia. Ma senti, allora. Che fatica fans, siamo sulla strada giusta, ma con così pochi cartelli veramente impegnativo. Ma se vuoi metti sul mio telefono. Tanto non penso che gli faccia qualcosa per un paio d'ore. Flashback. Qua apriamo una parentesi. Cosa succede quando le vibrazioni arrivano a un telefono? Possono danneggiare gli stabilizzatori ottici. E quindi so di tante persone che prima che Quadlock introducesse lo smorza vibrazioni hanno avuto problemi con le fotocamere dei telefoni. E anche a me con questo coso di AliExpress nel 6S si è rotta la fotocamera. Il 6S che non era tanto delicato, perché comunque aveva una fotocamera diciamo un po' grezza, cioè era gli inizi della stabilizzazione ottica, ci ha messo un anno e mezzo a rompersi. Però se avete un telefono moderno con uno stabilizzatore bello, magari dopo due giri vi si rompe. Per quello che dovete assolutamente prendere lo smorza vibrazioni. End of flashback. Ma cos'è, un altro passo? Sarà una semplice strada che va su in montagna. Sì, lo so. Dai fans, siamo in ritardo ma non ci deprimiamo. Vuol dire che al posto di fermarci 20 minuti a mangiare ce ne fermeremo 10. O non mangeremo. Ah guarda, Dronero a sinistra, a destra. Sì. Ma di qua. Ah, guarda che si vede giù tutta la pianura padana. Che merda. Ma no, vabbè, dai, perché? Ma che... C'è un po' di smog, un po' di afa, un po' di cappa. Che brutto panorama. Proprio più pratto
piatto piatto. Eh sì, un po' Ti piace proprio andare con la freccia accesa? Sì. Ed è però divertente. Siamo in ritardo, sono incazzato, ma è divertente. Bene, ottimo. Ottimo, è un mix di emozioni. Allora, devi pensare che è meglio che andare al lavoro, quindi. Ma dai, anche andare al lavoro non è male. Bello, bello. Mi pagano. Ah beh, certo. Poi fa niente se per 2 mesi i miei soldi se li mangia lo Stato italiano. E beh, dovrà pur pagare 7,30. Eh sì, sì, infatti. Io conguaglio. E gli altri prendono. La tua è proprio la soglia di limite. Boh, rallento per aspettare l'una che sparisce ogni volta. Ma non sto andando piano, eh. Appena faccio 2 curve un po' più allegre, sparisce. Non sto mica andando piano, eh. E perché io sto andando forte? Boh. Beh, siamo arrivati al paese dove c'è la strada che dobbiamo prendere. Porca miseria. C'è tante cose. Bene, la strada dovrebbe essere questa. Dico dovrebbe perché prima di averne la certezza controllerò sul navigatore, onde evitare di... Guarda che ponte medievale. Wow, che bello. Pazzesco. Tutti i merletti, sembra Guelfi Ghibellini. Bello. Dove sono tante chiese che ci sono? Una delle cose che non manca mai sono quelle. Sì, ma sono tante, in un paese, già sono 3. Si vede che avranno tanti peccati da espiare. Ah beh. Ok, la strada è giusta. Dobbiamo prendere l'SP335. SP335. Prima del paese che si chiama Stroppo. 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 Andiamo. Moments later. Bene, siamo usciti dai paesi. Siamo sulla strada che porta al colle di San Peire. È veramente tardi e quella deviazione lì non ci voleva proprio. Però in cima al passo la strada che sembrava che andasse giù, cioè inizialmente era sterrata, quindi non mi è neanche venuto il dubbio di controllare il navigatore. Cioè ho proprio detto, ma figurati, sarà che dobbiamo scendere. E invece non bisognava scendere. Ogni tanto a questo punto è meglio controllare prima di finire troppo fuori rotta, che poi diventa un casino tornare indietro a volte. Check strada è questa, Elva Cucchiales, che è quello con cui si mangiano i cereali al mattines. E inizia anche questa salita del Colle di San Peire. Siamo in ritardo di circa un'ora e un quarto sulla tabella di marcia, ma vabbè, ormai è così. Ah, già aver tolto lo scaldacollo mi ha donato fresca aria sull'ugola. Oh, anche a me. Io ci ho aperta anche la giacca. Perché era tutta settimana che comunque giù in pianura faceva abbastanza freddo e non mi aspettavo che in montagna facesse così caldo. E quindi siamo partiti super coperti. In realtà adesso quando arriverò su mi toglierò anche la maglia a maniche lunghe perché se muore. Che poi le 2 strade fatte per sbaglio sono state le più divertenti. È vero, vedi, la vita è imprevedibile. A volte in positivo. Ciao, ciao, ciao. San Peire. Strada priva di segnaletica. Guarda, non ce ne eravamo accorti. Ecco, iniziamo esattamente come nell'altro. Che gioia. Porca... Che testa di... Bescia, che stremizi. Ti ha mancato di poco, eh. Sì. Ma ti pare chiuderla così? Già è stretta. No, no, era in centro proprio... Ma poi andava forte anche. Sì. Bestia, bestia. Allora. Troppa gente. Sono usciti tutti dal letargo? È stretto. Porca vacca pelandona. Oh. Ci stava avere una macchina davanti, dai. E beh, tanto non è che puoi andare forte. Questa è una C-Max. È la macchina del T-Max. Sì. Stessa famiglia. Sova. Bestia. Ma che ti fa passare? Grazie, grazie, grazie. Se alzi la mano da quel lato lì, mi domando io che cacchio veda. E beh, l'altro c'è l'acceleratore, eh. Tira fuori il piede. Sì, beh, diciamo che stiamo partendo veramente male.
Oh, una chiesa, sì. Sì, no, veramente, cioè... Oh, dov'è? Dove sono i colli della Francia? Perlomeno è fresco. Perlomeno c'è l'ombra. Esatto. Beh, non mi hai detto niente dell'unicorno, comunque. Ah, perché è piccolo. Giustamente, quando uno ha l'unicorno piccolo... E non è che fai tanti commenti. Dritto? Sì, sì, dritto. Strada chiusa. Allora, lunedì 7 settembre. Sì, se uno c'ha il corno piccolo... E... Sai, dispiace, però... Sì, se lo lasci andare un po' piano piano. Tipo l'altro ieri, c'era ieri sera, quando sono arrivata a casa, c'era la tipa sotto di noi che continua, cioè si sentiva tipo dal cancelletto che urlava, che rideva come un'oca. E ho pensato, di qua? Immagino di sì, sarà in salita. E ho pensato, cos'è che gli ha guardato il pene? Oh mio Dio, no dai, non può essere questa. No dai, per favore. No dai, sarà giù, è impossibile che è questa. Cioè... Comunque Tesla Model S col cavo attaccato. Ma cos'è che sta facendo? Sta ricaricando? Sì. Questi vanno dritto però, eh. No. E controlliamo, mica che strade. Ma capito, ma loro c'hanno l'Adventure. Lo so, ho capito, ma se metti che è di là, che facciamo? Appunto, controlla. È un secondo. Ah no, guarda che tornano dietro anche loro. Ah, ok. Ah, mi stavo dicendo, infatti, boh. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nessuno che saluta. Perché vedi il bivio in salita e dici, boh, sarà in su. Invece era in giù. E la macchina ci ha ripassato nel frattempo. Vabbè, dai, come è stato gentile una volta, sarà gentile anche la seconda. Ah, vedi. Grazie. Occhio che scende una macchina. Occhio. Sì, ma com'è stretta? Abbastanza, sì. Ma di solito se è stretta alle persone piace di più. Beh, non hai tutti i torti. Quando è larga sono capaci tutti, capito? Cioè, è nella strettoia che si vede il vero uomo. Oh, strettoia, tu avvisami però se arrivano macchine. Arrivano due moto. Però magari ricongiungiamoci. Sto arrivando. Vieni qua. Occhio che è stretta. Occhio che è sporca. Occhio che è tutta rovinata. Aia, culo. Allora. No, veramente, c'è veramente bucciato. Per ora. Aspetta di arrivare in cima. Vedremo. Per ora è imbarazzante, a dir poco. Cioè, anche perché vista non ce n'è, che è tutta contro la montagna in mezzo al bosco. Perlomeno è fresco. L'unica nota positiva. L'asfalto, cioè, fa veramente pena. È pieno di curve cieche, non si vede niente, si vede. Vero, pieno di curve cieche anche. Occhio che tu sporco lì per terra. Te mi sembra di andare sul maniva. Madonna, veramente. Te lo ricordi? Mamma mia. Flashback. Un cerchione appeso lì. Che boss de merda. Magari poi arrivi su, stupendo. Porca. Bello. Meno male che abbiamo i K che sono da enduro. Sì, esatto. Occhio. Manutenzione stradale ottima. Occhio che qua fa schifo. Vado. Oh, là. Porca trota. Cos'è? Tra la sabbia, le buche, guarda qua. Ma si può avere delle strade conciate in questa maniera? Ma neanche in Burundi, eh. La Madonna, cos'è qua?
End of flashback. Poi qualcuno mi ha anche detto, il nome è bello. Sì. Ma mi sa che l'asfalto bello non l'ha mai visto, chi mi dice che l'asfalto del Maniva non è male. Sì, infatti. Attenzione, 200 metri di asfalto decente. Wow. Emozioni. Quanto andavano veloci quelli che ci hanno sorpassato? Non ci sono già più. Abbastanza veloci. Ma dici che la chiudono per sistemarla? Ma speriamo. No, è stato chiuso per lavori di scavo. Ah, cercano i dinosauri? Boh. Perché queste buche qua, un attimo, trovare i dinosauri. Eh sì. Le mucche. Ma che bevono dalla vasca? Ciao, patatine! Bello, tornante bello. Sembrava un carabiniere con la paletta. Perché aveva delle mani grandi. Orco cane. Bestia. Minchia. Che rischio. Stavo per andare nel bosco. Bestia, bestia. Bello vallamento. Ah. No. Ah. 24,9, finalmente una temperatura piacevole. Tornante. Bestia. Oh, ma devono segnarli sti nomi. Occhio che occhio. E Luna Colombo va davanti. Attenzione, Luna Colombo va davanti. Giusto per non perderci. No, comunque c'è bisogno di strade larghe, senza buche. Sì, beh, largo stretto, vabbè, ma cioè le condizioni di questo asfalto qua veramente imbarazzanti. Cioè, il fauniera era partito male, ma si è ripreso strada facendo. Qua siamo partiti male e stiamo continuando male. Allora, percepisco forse... Una vetta. Beh, sarebbe che ora sono le 3:30. Allora, c'è un cartello, Elva, tornante, sporco, buche. Questo asfalto sta mettendo dura prova nel mio sedere. Mamma mia. E mo? No, mi sa che era il... Dove c***o è? Sempre? Siede che la cima del passo è da questa parte. Aspetta, c'è la macchina che arriva? No. Beh, Luna Colombo ha sbagliato strada come al solito. Minchia, ma che cazzo? Ma tu le domande non devi fartele dopo che ho oltrepassato il cartello, devi fartele prima del cartello. Ma ho capito, ma l'hai visto? L'ho visto solo perché ho girato, cioè mi sono guardata indietro a guardare. Solo mica si vedeva. Guarda in mezzo ai campi di glicine. Aspetta che guardo se è giusta. Ah. Sampeire c'è scritto di qua. Sì, perché di là scendi. Se andrevi dritto scendi più avanti nella strada. Mentre Sampeire è avanti qua il colle. Svalichi e scendiamo giù a Sampeire. E poi da lì prendiamo per andare a fare il colle dell'agnello. Ok. Poi quando arriviamo giù al paese facciamo benzina, perché è sempre meglio farla, perché poi dobbiamo fare l'agnello e quando scendiamo in Francia non so come sono i paesi. Quindi giù qua in Italia facciamo un rabocchino e poi andiamo a fare l'agnello. Bene fans, Luna Colombo ha ritrovato la strada, quindi niente, adesso andiamo a vedere com'è. Dai, il panorama non è male. Ma oddio, il panorama mi sembra faccia abbastanza schifo invece, non si vede niente giù di là. Ah sì, sì, perché è torbido. No, però da questa parte invece non è male. Beh oddio, la fauniera è molto più bello, eh. Sì. Dai, sorpassami un po' di volte. Oh, le mucche, ti ho anticipato. Ce n'è soltanto uno marrone. Oh, ciao. Ciao.
come la vita. Sì, beh, oddio. A parte quelle da latte, le altre non è che vanno incontro proprio. E quelle da latte di solito sono dentro a una stalla attaccate a un mungitore automatico. Che almeno non ti mangiano. Macchina. Attenzione! Porco cane, che imbarcata. Sì, beh, carino, ma non eccelso. Sì. Ah! L'hai presa in pieno. Sì, mi sono alzata, ma mi è venuto lo stesso da fare il verso. A giudicare dal fatto che sono tutti di fermi, sarà la cima. Non c'è neanche un cartello? Belle le nuvole. Bello, no, bello. Ma scusami, ma il cartello del passo? Io non l'ho visto. La Madonna. Ma che tempo di merda c'è da questo lato? Ma per mangiare? O ci arrampichiamo da qualche parte o proviamo a scendere. Dai, vediamo cosa c'è più avanti, che qua c'è troppa gente. Beh, insomma, a San Pere qua manco la foto si merita. No. Uno, perché non ho neanche visto dove era il cartello del passo. Due, perché non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, e in più cosa sono ste nuvole? Mi sembra più bello da questo lato, eh? Sì. Subito a prima vista, sì. Cioè, ci sono talmente tanti fiori che non si vede un c***o. Ah! Porca miseria. Guarda, qua c'è uno spiazzo, fermiamoci a mangiare. Ok, fermati che arrivo. C'è una macchina davanti. Perché sennò non mangiamo più. E io ho fame. Ok, ti vedo. Moments later. Luna, io sono già pronto e le telecamere sono già accese. Sei ancora senza i guanti e senza lo zaino. Stavo cercando l'elastico. È che dobbiamo fare anche benzina. Tu chiudo? Ok. Bene, riprendiamo dopo la pausa cibo. Sono le 4 spaccate. Adesso dobbiamo scendere a San Peire. E poi, una volta arrivati lì, la strada è una sola che porta verso Chianale. Chianale? Chianale. Chianale. E quindi da lì verso il Colle dell'Agnello e verso la Francia. Questo tempo... Sì, non l'ho capito, si è tutto annuvolato. Ma secondo me è solo qua. Speriamo. Porca miseria, che asfalto brutto. Mamma mia. Ah, guarda qua. Oh. Cioè, è sempre abbastanza stretta, però almeno un po' più decente. Ah, finito. Come dice il detto, il gioco è bello se dura poco. Eh sì. Non è così sotto le coperte. E oddio, se stai 3 ore ti rompi anche i maroni. Beh sì, certo. Cioè, oddio, più che ti rompi i maroni, causi dei danni... Fisici. Fisici notevoli. Minchia, ma guarda che vengono su veloci, eh! Vanno tutti forte, Luna, cioè, non c'è un c***o dire, è così. Cioè, la verità, ma basta vedere i video di tutti gli altri su YouTube comunque la gente mediamente va forte. Ma anche io vado forte in macchina, però. Ma dove vai forte tu? In autostrada, dai. Che al posto di 130 vai a 140 delle volte. Sì, beh. Ah, che criminale, va a 140 dove ci sono 4 corsie. Aiuto. Dai, Luna, di cosa stiamo parlando? Luna Colombo torna davanti!
Vabbè, perché... Comunque sì, il cielo sopra qua ha queste proprio due o tre creste, si è un attimo annebbiato. Però vabbè, comunque sono nuvole bianche, niente di preoccupante. Sono cumulonimbi. Verso dove dobbiamo andare noi, comunque il cielo è azzurro. Va la signora che cerca le spinaci, Non fai prima andare a comprare al supermercato? Sì, ma quelli che sono il Vadek sono il Vadek, parlante. Bello, bello. Però attento. Ui, la miseria. Questo qua è un attentato clamoroso. Minchia, attentato omicidio. Ma io mi stupisco che come vengono giù, come li vediamo che vanno su e che vengono anche giù, come fanno non cadere su quelle robe lì? Cioè, o è gente che è di qua e sa dove c'è sporco. Sì, ho capito, ma... Tipo tua bema, quando io sono caduto. Flashback. Sono arrivato al tornante incriminato. Che ho lasciato giù una bella grattata comunque. All'hai vista? All'interno c'è comunque il mare. End of flashback. Ma ci sciano qua. Ah sì. Occhio. Comunque tutte moto grosse. Sì. Porca miseria, cos'era quello lì? Cos'è successo lì? Allora, diciamo che volevamo fare un tragitto alternativo quest'oggi, però meritava di più quello dello scorso anno come strada, come paesaggio, come tutto. Però vabbè, fare due volte le stesse strade non è che ci garba molto. Cioè, nel senso, nella vita prima o poi dovremmo farle due volte. Però ecco, se ci sono posti che non abbiamo mai visto, tendiamo a privilegiarli rispetto a quelli che abbiamo già visto. Beh, certo. Occhio. Porca miseria, che cratere. Strada da omicidio proprio. Cioè, guardate qua che robe ci sono. Porca miseria. Cioè, devi guardare solo che per terra di fronte alla ruota davanti. Occhio. Cioè, guardate qua che buche nei tornanti. Ma guarda lì. Sì. Mamma mia, che roba, che strada brutta. Adesso i piemontesi ci danno. Stacca tua. Beh, no, stacca tua, ti sei post. Ho capito, ma fans, anche se siete piemontesi, cioè, non è che l'avete asfaltata voi la strada, Non penso neanche siete assessori del comune che non hai soldi per asfaltarla o della provincia di Cuneo. Ci trattate poco voi, non è che uno se la prende col piemontese o col cunese. Però bisogna riportare i fatti, e i fatti sono che l'asfalto fa cagare. Esatto. Madonna santa, l'ha presa in pieno lui, Hai sentito che botta? Sì. Porca merda. Questo sai perché? Perché gli stai troppo a culo. Se lasciassi lo spazio per vedere per terra. Perché pensavo che ci facesse passare quando ero al rettilineo, invece no. Fai passare me che lo supero. Vieni, Luna. Adesso ti ho fatto passare, a me no. Io mi sono creato lo spazio e il tempo. Ma non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio o hai paura? No, no, giù, no, non c'è lo spazio. Non mi fa passare. Faccio così, ti dovrà far passare per forza. Ok. Grazie. Prego. Lo superi, ti pianti davanti 10 all'ora, non può fare, o ti viene addosso o frena. Ha deciso di frenare saggiamente per lui. Tipo, vabbè, uno non può arrivarci. Vabbè, scusami, ma Luna ha comprato una multipla, dai. Cioè. Comunque sto a distanza perché mi stai tirando tanti di quei sassi in faccia. Cos'era? Un gabbiano. Oddio. Il gabbiano di montagna. Orca via. Beh, è buona. Qua hanno deciso di ricreare un po' tipo l'ambientazione desertica mettendo giù una sbadigliata di sabbia rossa. Mi ricordava un po' il Sahara dell'Egitto. È un rettilineo, attenzione. Mirabolanti 67 km orari. È scesa la temperatura, 20.7. Bestia. Madonna, che strade merda, che strade merda.
No, ti giuro, è uguale a Maniva. Sì, sì, stessa qualità dell'asfalto. Anzi, sarà che è passato un po' di tempo, ma me lo ricordo un po' meno peggio il Maniva. Ah, ah, che male. Sassi, buche. Porca vacca. Va qua, che qualità di strada. Wow. Ma poi quanto ci vuole ad arrivare in valle? Ma infatti, cioè, sono troppo lunghe queste strade. Qua quant'è che stiamo guidando in mezzo a sto bosco a schivare le buche? Sì. E bella d'estate e bella d'inverno. Ma insomma, zio, bella d'estate, mica troppo con quell'asfalto lì. Dici che questi hanno già fatto benzina? Penso di sì, boh. Devi fare anche tu il rabocchino? Sì. Boh, spegni tutto. Moments later. Bene, fa, siamo finalmente giù dal colle di San Pere. Sconsigliato, se non si fosse capito durante il tragitto che cosa pensavamo, ve lo ripetiamo mo. Sconsigliato. Sfalde merda. Mamma mia. Paesaggio anonimo. Strada stretta, veramente c'è, ma cioè, l'asfalto brutto è una cosa, l'asfalto pericoloso è un'altra. Quello è pericoloso. Pericoloso, sporco, pieno di buche, cioè, ma buche crateri. Cioè, se avete la possibilità di saltarlo in un itinerario, ecco, saltatelo. Cioè, magari fate il Fauniera, poi una volta che scendete andate giù verso Cuneo, fate un pezzettino di statale e arrivate direttamente a questa strada qua che riparte giù dalla valle, saltando quello, perché secondo me ha fatto un grande affare a saltarlo. Più che altro per la vostra sicurezza. Vabbè, detto questo, comunque siamo sulla strada che porta verso il confine francese. C'è qualcuno che sta allargando il buco nell'ozono. Siamo in compagnia degli amici coi due tempi. La strada qui è una sola, quindi basterà rimanere su questa e arriveremo al Colle dell'Agnello, che lo ricordiamo è il terzo passo più alto d'Europa, il terzo valico carrozzabile asfaltato, diciamo così, che poi se no c'è sempre chi ci puntualizza nei video. È preceduto per altezza solo da Iseran, che faremo domani, e Stelvio. E speriamo che il paesaggio e l'asfalto siano un qualcosa di gradevole e quantomeno decente, perché arrivo da una grande delusione, oltre che essere in ritardo, pure delusione. Vabbè. Esatto. Cioè, non è che dicevo che sono in ritardo, però ho visto una bella roba. Invece no, neanche quello. Vabbè, l'importante è saperlo. Vabbè. Vabbè, scià. Perché la capra è l'animale più bello dopo la donna. Le corna lunghe e il pelo bello. No, era le corna belle e il pelo lungo. Le corna... pelo lungo e le corna belle. Ah, pensa, neanche il contrario. Mamma mia, che degrado, veramente. Beh, diciamo che già la statale parte molto male. Mamma mia, è imbarazzante. Quindi, cioè, se l'incipit di solito ti fa capire la bellezza di un film o di un libro, diciamo che stiamo partendo di nuovo con un film horror. Però vabbè, cerchiamo di essere fiduciosi. Col pene. Pene, pene, pene. Pene, pene, pene. Pene, pene, pene. Dovrei disegnarlo con il pene. Era Peter Griffin in un episodio che faceva tutte le cose con il pene. Ah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ricordiamo il Uè ciao prete. Uè ciao prete. Lo ricordi? Flashback. Luna, questo spacca secondo me. Questo spacca di brutto. Secondo me è bello. Abbiamo dei problemi di lunghezza, ma a parte quello, secondo me è bello. Sei convinta? Come ti sembra? No, mi piace. Vuoi End of flashback. Ma ti ricordi quando sono caduta a prendere il bouquet? Ho ancora il video. Flashback.
a flashback. L'ho riguardato l'altro giorno perché ho guardato nell'archivio le storie di quel giorno lì, perché stavamo parlando del matrimonio di Giorgia con Davide. Comunque è figo l'archivio delle storie. E gli ho detto, da che vado a cercarle così ti faccio vedere. E tra l'altro c'era anche quella e mi è morta a ridere. Attenzione, i tornanti iniziano qua. Valico Colle dell'Agnello. Dov'è? E c'era il cartello, Valico Colle dell'Agnello. Ah, Castel Delfino, non sapevo ci fosse il mare. Ah no, scusami, hai ragione, saranno quei cartelli che indicano la piena dove pensavi fosse un delfino col corno. Sì, lasciamo perdere. Ma il delfino non si mangia, no? Ma oddio, in Giappone lo mangiano. Vabbè, ma in Giappone mangiano anche la merda. Mangiano le balene. Cioè gli danno la caccia, infatti tipo in tutto il mondo è vietato e sono protette eccetera. Il Giappone non ha firmato la convenzione e continua a cacciarle, a mangiarle. Tipo la pinna, anche gli squali mangiano. Come gli squali? Mangiano le pinne di squalo. Mamma mia, che schifo. E tutto il resto cosa se ne fanno? Faranno la zuppa di squalo. Rabieux, sono tutti arrabbiati qua. Beh dai, qua la situazione è nettamente migliorata. Sì. Non è un biliardo come in Svizzera, però dai. Cioè, rispetto a quello di prima è oro. Bene, siamo Ponte Chianale, comune del Parco del Monviso. L'uno è il Monviso, è il monte dove nasce quale fiume? È il fiume più lungo d'Italia. Il Po. Attenzione! Ho dovuto imboccarti, Però l'hai indovinata. Indovinata? Sì, ho dovuto imboccarti. Ah, è lasciata al Monviso? Certo. Ah. Dovremmo giocare all'indovina bugie. Io dico una cosa vera e una bugia e vediamo se tu indovini qual è la cosa vera e qual è la bugia. Bene, siamo arrivati a Ponte Chi Anale. Anale. Ponte Chi Anale? Ah, ok. Scusateci, ma sono 351 minuti di guida e iniziamo a sfasare. Anale. Ah, guarda, Ponte Chianale c'è il lago di Chianale. Chi? Anale. Ah, ok. Non sapevo ci fosse un lago. Beh, diciamo che con questo clima un po' torbido probabilmente non rende neanche molto. Guarda come sembrano fatate i pendii tutti un po' così con la nebbiolina. Cosa è successo? Niente, si sono fermati. Oh. Luna Colombo e l'allarmismo. Io avevo visto uno di qua, uno di là, poi le persone lì e sembrava un incidente, di solito. Luna Colombo e l'ottimismo. Era. Ponte Chi? Anale. Fans, 26.1 gradi, temperatura molto più che piacevole. Anzi, all'ombra è un po' fresca anche. Sì. Siamo partiti bardati come se dovessimo andare in Lapponia. Oddio, io ho messo solo la maglietta a maniche lunghe e lo scaldacollo. Ecco, io ho messo maniche corte, maniche lunghe e scaldacollo. Je suis. Benvenuto in la France, je suis français. Guarda qua le verdi praterie e le brune montagne. Che le caprette di panno, ciao! Yolo! E ma che strade, minchia! Lo supero nel cratere. Era una casa quella, non era una moto. Frazione Chianale. Chi? Anale. Ah, ok. Mica con la Subaru lì aveva 4 scarichi. Faranno il formaggio. Torre dell'Agnello. Chiuso? Domenica? Ah no, domenica c'era scritto chiuso. Ma mi fa sempre spaventare. Leggo i cartelli. Vedi, io non leggo. Ok, facciamo che accendiamo la 360 e leggo Pro. Bene fans, è iniziato il Colle dell'Agnello, spero che sia la più grande soddisfazione di questa giornata, anche se sono sicuro dell'Isoard perché l'abbiamo già fatto. Mi segna meno 19 gradi, secondo te è normale? Un po' confuso. Ah, non sei ripreso. 24,6.
Attenzione, Luna unicorno! Luna unicorno col casco di Venom. Sembra meglio essere un unicorno che un doppio corna. Comunque guida quei guanti, quello davanti. Hola. Allora, come partenza mi sembra che ci siamo, eh. Qualche avvallamento dovuto probabilmente alle radici degli alberi sotto l'asfalto. Però la qualità è già buona, buona qualità. Avvallamento. Madonna santa, se passi con un Lambo lì lasci giù la coppa dell'olio. Fortuna che siamo poveri e non ce l'abbiamo. Anche se la gente povera è altra, noi siamo benestanti. Beh, sì, dai, mi... Beh, dai, le cose che vogliamo fare le facciamo quasi tutte. Stando attenti, un po' a risparmio, un po' a supera l'una colomba, attenzione, come la passa! Sono le 5, il traffico ce n'è poco, direi che si può un po'... fare un po' di bagarre, Luna, per dare un po' di emozioni a questo video di lamentele continue sulla condizione dell'asfalto. Anche se non so che altezza c'è la dogana, vorrei evitare di arrivargli là a cannone come un proiettile. Attenzione, restringila di più, amore, la prossima volta. Cosa? Non so, l'ha strata talmente tanto che poi non, cioè, non è neanche tornato dalla sua parte, capito? Ha continuato nella mia corsia. Guarda che c'è un rudere. Senti che buon odore di freni bruciati. Sì. Visto che c'è un rudere in cima alla montagna. L'ho visto. Oh, qua cielo azzurro, montagne, strada decente. Cosa si può volere di più dalla vita? Grazie. All'alba delle 5. Incredibile, veramente. Beh, dai, le due statali erano divertenti. Sì, dai. Il resto, mamma mia, che strade. Cioè, l'anno scorso Moncenisio, Iseran, beh, a parte il Col della Madeleine, Galibier, del primo giorno erano tutti bell'asfalto. Guarda come scava giù l'acqua. Sì. Ma qua probabilmente una volta c'era il ghiacciaio, eh. Sì. Sì, in tutte queste valli qua. Cioè, nel senso, la maggior parte delle valli alpine sono state scavate da ghiacciai. Considera che, cioè, nel senso, alcuni, come vedi quello del Furka, del Rodano. Cioè, il ghiacciaio che c'è al Furka si chiama Rhön Glacier, perché è il ghiacciaio del fiume Rodano. Quello fino a 50 anni fa era clamoroso ancora quanto era grande. Many months later. Non urlerò ciao fans per non farla sentire in imbarazzo. Grazie. Prego. Comunque siamo appena entrati all'ingresso. Siamo entrati all'ingresso del ghiacciaio del Rodano. Quindi sul Furka Pass. Andiamo a vedere com'è. Siamo all'entrata delle grotte. Stai zitto, lo dico io. Siamo per entrare nelle grotte di ghiaccio. A posto così, andiamo. Vai. Oh wow! Fans, siamo al Furka Pass nel ghiacciaio del Rodano. Che figata però. Peccato che tra 100 anni non ci sarà più. Ma tanto tra 100 anni non ci sarà più neanche lui. Siamo arrivati in fondo alla grotta, guarda qua. Bandiera della Svizzera, due cubetti di ghiaccio per farsi un bel gin tonic. Qua ci sta un ciò fans molto prepotente che rimbomba tutto. Dici che cade? È freddo? Un po' sì, c'è tutto male ghiacciato. Comunque spettacolo.
Luna Colombo esce dalla grotta. Magari ha finito il mio lavoro. Meanwhile, mentre tantissimi ghiacciai si sono sciolti alla fine dell'era glaciale, quindi comunque, cioè, tu non li avresti visti, cioè anche senza il riscaldamento globale dovuto dall'inquinamento, diciamo, si sarebbero comunque sciolti, proprio per quelle fasi cicliche di surriscaldamento e raffreddamento che ci sono sul pianeta Terra. Attenzione, 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 una mucca sul tornante. Comunque è bello come io spiego cose interessanti scientifiche e tu una mucca sul tornante. E c'è una mucca sul tornante. Guarda quante! Guarda come mangiano l'erba. Sì, ma poi come fanno a recuperarle? Guarda qua che spanata di merda che hanno fatto in curva. Sì. Vabbè, forse che scappano, non hanno recinzione. E dove vanno? Scappano e dove vanno? E non scappano, poi come fanno a recuperarle? Ah, questo non lo so. Cioè, faranno l'appello e qualcuno mancherà sicuro. Saranno mucche libere? Aspetta che c'è la curva. Non c'è nessuno, ho visto da prima che non c'era nessuno. Cos'è sta roba? È un quad... Quad. Ah, guarda sotto. Figata. Bellissimo. Sì. Ma scusa un attimo, vai Luna, vai. È normale che il display qua davanti della GoPro si veda all'incontrario? Perché quando è accesa si vede che è partito al contrario. Cioè basta che quando edito il video lo giro di 180 gradi. Stai esterna? Esterna. Esterna verso il muro? Verso il muro, esterna verso il muro. Ma cos'è? Guarda quella roccia là. È un cazzillo. Sembra un pene. Per te ogni cosa assomiglia a un pene. Anche Davide me lo diceva. Guarda i cavalli. Guarda i cavalli liberi. Che belli. Insieme alle mucche. Guarda fino a dove sono andate su. Ma infatti per quello che dico, ma dopo come fanno a recuperarle, boh? Mandano i cani. Boh, chi lo sa. Fans, se qualcuno alleva le mucche e ci scrive nei commenti come si fa andare a recuperarle, ci fa un piacere, perché altrimenti Luna fa tutto il viaggio a chiedermi chissà come fanno a recuperarle. Comunque sì, sembra proprio anche la forma della alla fine. È bello che indico clamorosamente ma non mi vedo. Cioè è proprio zero. Madonna che bello qua. Guarda, c'è un punto panoramico, amore. Fermati al punto panoramico. Aspetta che mi giro. Gradino però. Posso venire a piedi? Cosa vuol dire puoi venire qua a piedi? Vengo lì a piedi. Ma cosa vuol dire? Perché c'è il gradino per girarmi. Non me la sento. Ma che branata. Vabbè, ma non era per fare la foto, era per guardare giù, eh. Perché non per fare la foto? Faccia la foto, perché c'era già il ragazzo. Allora vieni con la moto per fare la foto. No, vabbè. Posso lasciare su tutto, vero? Su tutto cosa? Spegni la GoPro perlomeno. Anche lo zaino posso lasciare? Ma non puoi portartelo? Sì. Sbam. Madonna, bellissimo qua. Bestia. Moments later. Volevi una foto? Sì, ma non ho voglia di mettermi su. Non la voglio con solo la 360 in testa. Capirei che fatica. Basta che parli, ce l'hai la bocca. Vai più indietro.
Al 3 di puzzi. 3, 2, 1. Puzzi. A few moments later. Ciao fans. Ciao fans. Siamo in cima, quasi in cima, al Colle dell'Agnello. Ho appena scoperto che la 360 non ha filmato per tutto il giorno per un problema con la micro SD. Molto bene. Ci sono sempre delle novità. Bello. Adesso però vi faccio vedere giù il paesaggio, che è una figata stratosferica. Tac, vista col grand'angolo. Guardate come sono alte le montagne. Bello. Moments later. Ok, adesso sto filmando. Beh, quindi sostanzialmente né sulla Fauniera né su San Peire abbiamo filmato un tubo con quella. Si aveva tanto. Vabbè, no, dai, il Fauniera ci stava. L'hai già acceso la telecamera, no? Quella sopra sì, e la Sony anche. Bene, abbiamo fatto qualche foto qua al Colle dell'Agnello. Adesso riprendiamo verso la vetta. Quello era un 890. Soffia male. Ciao. Che fatica. Accendi la GoPro davanti. Ma l'hai accesa tu la Sony? Sì, e due. Me l'hai già chiesto. Oh, ma la smetti. Sembrava spenta, no? Con solo in faccia. Guarda, guarda bene nello specchietto. Io l'ho accesa, poi magari l'hai toccata. Appunto, ho guardato appunto. È accesa o spenta? È accesa. E allora? Ma visto che la prima volta che ho guardato c'avevo il sole in faccia, non si vedeva un cazzo. È come se cerchi di guardare l'ora con gli occhi chiusi. Mica la vedi? Bene, riprendiamo dopo la sosta fotografica e il solito battibecco coniugale. Sotto queste montagne veramente alte, veramente di roccia, con due moto veramente arancioni. Oh, guarda lì, è quello lì. Sì. Ah, guarda, quella sarà la cima. E allora fammi superare un po' di volte, perché se questa è già la cima. Vai, Luna. Eh sì, che siamo in cima. Ma devo fermarmi, devo... Non so, non vuoi fare la foto col cartello? E dov'è la foto? Luna, non andare in giù, per Dio! Che il cartello è sempre in cima, non in giù. E qua? Ma guarda che qua c'è il coso con scritto Italia-Francia. Dove? Qua. Ma lì sulla curva, no? Se vengo lì a piedi. Vieni qua a piedi, io sono già qua con la moto, la parcheggio. E beh, tu parcheggiare lì. Scusami, sei qua e non vuoi fare la foto? Sì, vengo lì adesso. Magari però mettiamo anche la prima, prima che va giù in valle. Cosa? Mi sono fermata proprio in un punto dove non ci tocco da questa parte e non riesco a mettere giù il cavalletto. Quindi? Me ne sono un po' troppo forte questo. Che poi in curva no, l'hai messa peggio, e mi rompe più il c***o lì. Spegni la GoPro davanti. L'ho già spenta. Dai, la foto, falla. Ma la faccio a te. A me? A noi, a te, poi io. Puoi andare dietro la moto? Ma c'ho su... Ma chi se ne frega? Non mi piace. Mamma mia, che peso. Tra l'altro faccio ombra io. Qui c'è la macchina dietro. No. Basta. Luna, controlla la mia moto. Cosa vuoi che facciano? Che c***o ne so. C'è tipo un monumento qua. Cos'è, un pozzo? No, c'è sopra una specie di stemma.
ci sono tipo scritte tutte le montagne che ci sono qua intorno. Ah. Sì, comunque quello col BMW XR veniva su a cannone. Luna? Andiamo. Sì. Che vento. Bene fans, anche la cima del Colle dell'Agnello, 2744 metri l'abbiamo vista. Altri litigi coniugali, Luna che non riesce a sollevare il cavalletto. Guarda che non è su tutto, non ti si accende la moto. Adesso è su tutto. Accendi la GoPro davanti. Sempre tutto bisogna dirti, sempre tutto. Accesa? La Sony è ancora accesa? Aspetta che guardo. Sì. Bene. Quindi adesso ripartiamo dal Colle dell'Agnello, direzione, non lo so, il paese che c'è giù qua in Francia. E poi da lì dobbiamo cercare di arrivare al Colle dell'Isoard. Sono le 5:27. Finalmente siamo riusciti a accendere la 360. Quindi Luna, stai larga che io mi infilo all'interno. Pazzesco, finalmente! Comunque mi ricorda un sacchissimo l'Iseran. Ma anche la Bonetta assomiglia. La prima curva dell'Iseran era proprio fatta così. E qua c'era il fotografo. Luna, sta interna. Mamma, ma che magie con questi video! Comunque è più giusto dire esterna di qua che di lì. Cioè dipende, di qua è l'interno perché la curva va verso di qua. Se la curva va verso di là, l'interno è questa parte e l'esterno è questa. Dipende da che parte va la curva, dove è interno e esterno, eh. Ah. Qua l'esterno è da questo lato perché la curva va verso sinistra. Quindi io qua sono esterno. Ah. Questa va verso destra, quindi se stai interna, stai tu a destra. Adesso hai capito? Mm. Questo è l'interno. Sì. Ecco, quindi adesso passami all'esterno. Sul dritto. Oh, si può finalmente iniziare un po' di bagarre qui. Attenzione, C4 Picasso. E le Citroen sono resistenti, eh. Il mio Mercedes ne sa qualcosa. Flashback. End of flashback. Vai Luna Colombo, credo in te. In Francia non è come in Svizzera. Guardate questo come vien su. Quindi i limiti, si sa, sono un po' indicativi. Ma non messo la linea tratteggiata sull'esterno perché... Se ti vuoi buttare nell'erba puoi farlo! Ah ok, giusto per saperlo. Oh, finalmente si inizia a ragionare. Bisognava arrivare in Francia. Mamma mia, qua sì che si ragiona. Vai Luna, interna. Vediamo se hai capito. Che non è difficile vedendo dove sto andando io. Oh, finalmente la mia patatina ha capito la differenza tra interno e esterno e che non è sempre la stessa cosa ma varia dalla direzione della curva. E non me l'avevo mai spiegato così. Vabbè, ma scusami, ma hai sempre guardato la MotoGP e non hai mai capito?
E no. Non ci facevo caso. La infila all'ombra. Luna, questo è? Questo è... l'interno, Luna, l'interno. L'interno. Era l'interno. Vorrei che ci sono le tre dell'Ave Maria qua in alto. Ma che impressione. Sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ah, ok. Beh dai, considerando che il primo asfalto bello l'abbiamo incontrato tra le 5 e le 5 e mezza del pomeriggio, direi che è un buon risultato. Porca puttana. L'hai presa anche tu? No. Minchia, sono decollato. Senza guanti. Vabbè. Adesso Luna non mi far più passare, che diventa bagarre vera. Se passo è solo per merito mio. Ah beh, allora stai fresco. Perché a quest'ora qua, che c'è pochissimo traffico, si può anche andare un pochino di più del solito. Sempre senza esagerare. Guarda come pennella le curve, a destra, a sinistra, buca. Ci mancava la Fiat Fremont. E lo passa! Apre tutto! Oh, cioè, adesso veramente mi sto divertendo. Sì, finalmente. Diciamo che aver atteso le 5 e mezza per divertirsi è un po' tanto, eh. E vabbè, ma di solito se aspetti di più una cosa la desideri di più. L'attesa del piacere è se stessa il piacere. Sì, sì, infatti lo slalom tra le buche per rischiare, per evitare di spaccare tutte le sospensioni, non penso fosse piacere. Era solo attesa del piacere tra svariate parolacce. Guarda qua che c'è una roba lì sulla sinistra. Cos'è? Una chiesetta finta. Luna Colombo non si fida. Ma questo cosa fa? Indeciso, indeciso. Oh. Sei venuta? Sì. Ah, ok. Attenzione, attenzione. Siamo arrivati qua al primo paesino caratteristico francese. Non c'è nessuno. Ho preso una buca francese. Ah, guarda che c'è. Ah, ma come si infila? Anch'io. Facciamo una slimitata francese. Questo lo evita a sinistra. Ma bello paesino, non c'è nessuno. Era Font-Guillard. 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 Guillard. Ah. Cosa? E sono tutti al cimitero. Era più grande il cimitero del paese. Oddio, hai visto che... ma come li fanno? Ma come li fanno quei cimiteri? Sono stranissimi. Era stranissimo. C'era tipo tutto il legno intorno. A uno non può guardarsi intorno un attimo che viene superato. Chi va a Roma perde poltrona. Attenzione, verso l'infinito e oltre. Mi sa che c'è un altro paese. Sì, infatti. Basta. Finito l'infinito. Pierre Gros. E si infila. Anche lui. Tu sei abituato a infilarti. Ma che bello. Ma Luna, potevi passare. E vabbè. Guarda che vuoto, cos'è? Un BMW K1600. 1600? Sì, 1600. Pensé à nos enfants, rallenté. Ti capì? Più se ti inscisci, salgo da rallentà. Vuoi marciare Andrea, osti. Ho
So, infatti sta facendo marcia indietro. E si prepara. Attenzione, scalda il motore. Attenzione, parte. E la frega così. Bestia, ciao. Bestia, ciao. Voulez-vous pâté, voulez-vous pâté, pâté avec moi. Ti ricordi questa pubblicità? Certo, ogni tanto lo mangiavo anche. Anche io, cazzo. Quando sono andata a Madrid con la scuola, ci sono portati via i cracker della misura con il patè, quello che sapeva di tonno. Anche io mangiavo quello. Sì, oddio, mangiavo anche l'altro, quello alle olive nere. Sì, ma quello al tonno non c'era storia. E visto che non riusciamo a trovare niente da mangiare di abbastanza decente, a parte qualcosina, poi alla fine in camera ci mangiavamo i cracker con su qualcosa di tonno, della patè. Che poi, vabbè, alla fine non lo fanno più, però non so perché. No, lo fanno. Lo fanno? Lo fanno, lo fanno. Semplicemente tu al supermercato non lo vedi, perché non lo cerchi. Ah. E però non fanno più la pubblicità. Ho capito. Ormai se uno lo vuole lo sa che c'è. Volevo. Guarda che bello. Poi c'è questa pulizia e ordine. Questi dettagli. Perché mi gratta il collo. Pensavo il culo. Ma in realtà è la catena d'oro che mi dà fastidio. I miei fantastici guanti. Però è bello, tutto tenuto molto bene. Sì. Però non ci sono le persone. Uno è venuto qua dal Canton Berna. Ok, qui si pone un quesito. Qui si pone un quesito che dobbiamo indagare. Da che porta andare? Esatto. Guarda che campanile vecchio che è fatto di legno sopra. È grosso e tozzo. Giù di là, fino a Vilvieil. Ma puoi chiamare un paese Vilvieil? Dai, ma cioè, ha fatto apposta per prenderti per il culo. E poi dobbiamo andare a sinistra verso Arvieux, facciamo l'Isoard e scendiamo Briançon. Ok, adesso devo farlo per forza ancora. No, dopo vado in là, giusto? In giù? In là. Bene, siamo arrivati su, diciamo, la statale, appena dopo il Colle dell'Agnello. Adesso abbiamo giocato un po' col clacson insieme ai francesi. Abbiamo fatto la gara a chi lo suonava più forte. Adesso dobbiamo andare verso Vilvieil, o Vilvieil, non so bene la pronunciation francese come sia. E qua c'è un cartello con una pecora. Sembrava più un lama dalla foto, però vabbè, immagino sia una pecora. E poi da là dobbiamo seguire le indicazioni per Luna. No, quello prima, subito. Vedi che non si attenta. Arvieux. Che assomiglia un po' a Ravieux. Conturbrot. In Piemontes o in Brugnes. No, allora, in realtà si dice fammi un po' da Ravieux. Tipo Santo Stefano quando sei ingolfato. Fammi il Ravieux in Breu. Perché almeno alla vangi più lida, ti capì? Ah, è come una... È un po' come l'amaro a fine pasto. Ah, ok. Tipo detox. Per digerire? Sì, beh, oddio, in realtà non è che proprio i ravioli siano una roba leggera, però vaglielo a spiegare, alla tradizione. Decisamente. Comunque, ragazzi, in Francia l'asfalto, vabbè, non è ai livelli della Svizzera, però è molto meglio di tutte le altre strade che abbiamo fatto oggi. Oddio, qua è un po' rovinato, però... Penso che c'è una di quelle cose che sembrano dei piselli rovesciati che c'erano anche a Postalesio. Ah, le piramidi? Sì. Ah, è vero, guarda là. C'è proprio il sole in faccia, non si vedrà un tubo nel video. Ma poi è una da sola. Lecca.
Italia. Comunque, cazzo, Luna, è sempre più tardi, è sulle 6. Mi sa che arriviamo più tardi dell'altra volta. Ma come mai sulle 6? Eh? Ma non ci siamo mica fermati questa cosa. Eh no, abbiamo cannato strada. E l'ho capito, va bene. Potevamo partire mezz'ora prima stamattina al posto di... E potevamo non sbagliare strada e avremmo guadagnato un'ora e mezza. Vabbè, facciamo... Adesso cosa ci manca? L'Isoard. L'Isoard e il Monginevro. Il Monginevro per arrivare a Olux. E l'Isoard, vabbè, non so. L'Isoard non puoi non fermarti a fare le foto. Al tramonto poi. Ma il problema mio non è arrivare in hotel a fare il check-in. Il problema mio è trovare un posto che mi faccia da mangiare alle 10. No, alle 10 no. Ma per dire. Beh, ho capito, ma le foto lì all'Isoard, vabbè. Sì, ma Luna, un conto è farle al mattino, un conto è farle al tramonto. Te l'ho già spiegato che c'è una gran differenza. Sì, vabbè, ma ho capito, ma non è che devi fare la foto col drone, a fare due foto col telefono. Ah no, beh, ho capito, però almeno 5 minuti ti dovrai fermare. 5 minuti, madonna. Sono 6, massimo 3 ore ce la facciamo ad arrivare in hotel. Sì, sì, in 3 ore sì. Però l'altra volta mi sa che siamo arrivati prima. No, siamo arrivati alle 8. Luna, 6 più 3 fa 9, eh? Ah, giusto. Allora andiamo a metterci 2 ore. Che l'altra volta a un certo punto sul Col della Madeleine pensavo fossimo messi malissimo. E poi invece alla fine eravamo arrivati... Cioè, Galibier e cose, tac, arrivati. Allora, facciamo le foto sull'Isoran. Isoard. Sull'Isoard. E poi scanniamo. Sì, ci sarà da cambiare magari le batterie un'altra volta. Però alla fine anche le batterie in 5 minuti le cambi. Abbiamo perso tempo all'autogrill, per dire, perdi più tempo a fare benzina. Cosa che, vabbè, stasera potremmo anche non fare, possiamo farla come prima cosa domani. Ce l'ho piena. Ho capito, ora che arrivi a Brianson, non credo proprio. Sì, ok, possiamo farla domani. Tanto di sabato sera vuoi mica che ci sia la gendarmeria in giro a fare i posti di blocco. Arvieux sinistra, Col dell'Isoard. Vedi che qua sono già indicate le cose? Sì. Azzo, è 90 addirittura. Vai che si scanna allora. Sì. In Italia ci sarebbe stato il 70 su una strada così. Sì. 25.4 gradi, una piacevolezza veramente indescrivibile. Tra l'altro mi entra l'arietta nella punta degli stivali. Libidine. Questa comunque è una strada nuova che l'anno scorso non abbiamo fatto perché non siamo passati in questa direzione, diciamo. Ah, gendarmerie. Es la gendarmerie? Qual è l'ultima moto? No, la caserma, quella lì, è rotto gendarmerie. Ah, la caserma. Luna Colombo, sempre sul pezzo. Perché c'ho il sole in faccia, non vedo un cazzo. Ma scusami, io sono davanti a te, non dire cazzate. La tua c'è la visiera più scura della mia, Questo è vero. Luna Colombo accampa scuse. Non sono scuse, è la realtà dei fatti. È una realtà dei fatti, ma è rilevante. Guarda il castello. Bello. È il castello di Villeveil. Villeveil. Prudence. Wow. Guarda qualche gruppo di biker che non salutano. E saranno toccati il culo con le mani, quindi... Ah, ok. E attenzione, di nuovo il 90. Che già in Svizzera 80 è un bel andare, ma 90, signori, sciambola proprio. Sì. Cioè, 90 non devo neanche guardare il conto chilometri per sapere quanto sto andando. Adesso direi 92. 83, vedi, ho ancora margine. 87. Brianson, Col de l'Isoard, Arvieux, destra. Ah, me lo ricordo questo bivio, me lo ricordo. Noi eravamo andati a destra scendendo dalla strada. E qua c'era la Gil, qui c'era la... come cacchio si chiama? La Porsche ferma. No, c'era la Gorge du Guil, ecco come si chiamava. Gorge du Guil è il canyon, quello figo dove c'era il tunnel che abbiamo fatto le storie, ti ricordi? Quello che ti ho fatto vedere ieri nei video. Flashback. Oh, guarda qua che gulona che c'è. È una gola profonda, eh.
altro che profonda. Guarda il fiume sotto, bello. Siamo in un canyon. Sì, sì, siamo in un canyon. Wow. Super fico. Guardate qua, guardate che c'è il cartello. Guardate qua che vista ti si apre davanti. Stupenda. Pazzesco. Ma che roba. Guarda la strada là in alto, tutta che costeggia sopra la montagna. Bello, bello. Galleria di Bema. Galleria Bema. Ma che vista che ti si apre quando esci. Fans, questa strada qua consigliata. Itinerario veramente bello. End of flashback. Ah, sì. Ecco, lì sotto Gorge de Guil. Molto bella. Bene, questa è la strada che sale all'Isoard. Luna ha la freccia accesa come al solito. Il sole è già tramontato. Questa curva qua non me l'aspettavo proprio. Adesso che è una strada e una sola, posso far andare avanti Luna, che almeno riprendo lei, che è più bella che riprendere l'asfalto. Ma tu non ti esaltare troppo. Al ristorante prendiamo ancora la patata, che era buona. La patata! Ti ricordi? E poi cosa che avevamo preso? La patata e... Volete assaggiare la patata? Va bene, assaggiamo la patata. Non abbiamo preso la pizza? Forse una pizza. Una pizza? Una pizza, la patata. Mamma, come si va su queste strade! Che figata! Stavo entrando in casa. Attenzione Suzuki che va piano e lo sorpassiamo subito. Anche perché qua c'è linea tratteggiata, quindi anche i sindacalisti non potranno dire però c'era la linea continua. Fa niente se c'è un rettilineo di 800 km, ma se c'è la linea continua. Vorrei vedere loro che vanno in moto. Io vorrei vedere loro che vanno in macchina. Mamma, come danzano tra le curve. E qua sale veramente la scimmia come l'anno scorso il Galibier al tramonto. Aia. Che c***o fai? Mi sono stirata le gambe e ho preso troppo asfalto. Ecco, se ne è tolto uno, se ne trovo un altro? Peggio? Bestia. Veniva giù sparato. La cassiera. La cassiera, se non si è ammalata a marzo, direi che le professoresse possano anche andare a scuola. Me lo ricordo qui. Ah. Che eravamo passati al mattino. Primo passo della giornata di domenica. Senti l'odore dell'erba appena tagliata, del fieno. Aret motard, non ho capito. Arretto vuol dire ferma. Fermati. Fermare tipo. Cosa? Facciamo un bel lavoro. Bel lavoro? Sì, facciamo un bel lavoro. Accendiamo le GoPro e la 360. E poi così quando siamo in cima cambiamo le batterie prima di scendere. Io ho già accesa. Ok. Attenzione, vedo delle nuvole nere là. Sì. Presagio di sventura. Bene fans, questo qua di fronte è l'Isoard. Molto bello, tranne di là che è un po' nerino. E si sa che Eros non va d'accordo con la pioggia. Speriamo di scamparla. Luna? Ma dove sei? Cioè, sto andando a 60 all'ora. Chissà se le nuvole ci regalano un tramonto spettacolare o ci regalano solo della pioggia. Speriamo la pioggia no. Però come si scanna il Golf davanti? La Golf R mi ha superato anche abbastanza in maniera arrogante. Un po' come io supero te. Porca miseria. Occhio che c'è il tornante. Mamma che bella questa. Questo è il Galibier, i miei preferiti. Meno male che ne facciamo uno oggi e uno domani. Sì. Così spezziamo la bellezza. Ma questo è già l'Isran. Questo è l'Isoard, Luna. L'Isoard. L'Isoard.
L'Iseran lo facciamo domani. Se scannano i francesi comunque. Sì, corrente. Attenzione, Luna Colombo ha preso il ritmo. Lasciami stare. Ma perché ti attardi così tanto? Vieni qua vicino, parlami. Parlami te. Stai, ma sei parlato fino adesso. Ti stacchi 20 metri, stai in silenzio, non mi superi mai. E c'hai? Mi sta venendo l'abbiocco. Fermati. Fermati qua, fermati, fermati. Fermati, beviti la Red Bull e ripigliati per piacere. Ho ucciso tutto. È ormai arrivata. Oh, guarda qua che figo. Dove sei? Sto guardando dove fermarmi, ma tu ormai non puoi fermarti più qui perché sei già andata avanti. Torno indietro, vuoi fare la foto? Sì. Torno indietro. Ci eravamo fermati là, mi sa. Abbiamo parcheggiato le moto. Vuoi la bacio? Sì, ma vai tu che te la faccio io. Sai cosa hanno fatto? Una storia. Ciao fans. Ciao fans. Siamo in cima al colle dell'Isoard. Guardate qua che figata che è. Cosa c'è quella macchina là? Davanti. Le vedi? Sì. Sembra la telecamera. Andiamo. Bene fans, abbiamo fatto la posa fotografica qua in cima al Col dell'Isoard. Guardate che spettacolo che è. Strada bella, paesaggio di più. Ma stranissimo. Che poi quella sabbia lì sarà la roccia che si sgretola pian piano, no? Certo, è come le Dolomiti. Vuol dire che questa è una montagna molto vecchia geologicamente parlando. Quindi probabilmente se tu vai in alto a controllare la parete della montagna ci troverai i fossili degli animali marini. Quindi conchiglie, cose. Perché una volta questo era il fondo dell'oceano. Ah. Ci sono 19.1 gradi ma io ho caldo. Sì, sta bene. È bello. Qua acceso, sì. Lì acceso, sì. Possiamo ripartire. Gustiamoci fino in fondo questo colle dell'Isoard, che insieme al colle dell'Agnello sono gli unici due belli che abbiamo fatto oggi. Ah, guarda che c'è lì. Ci sono persone lì. È andato su a cagare. Che bello. Vedi che sta sistemando le mutande. Ah. Guarda qua che roba. Che figata. Sì, probabilmente stanno girando qualcosa. E dove è andata la telecamera con la pick up? Sarà andato su, no? La stava facendo inversione. Ah.
Beh, fans, quello è il punto più bello del colle. Quello è appena si svalica dall'altro lato che ci sono tutte le piramidi calcaree, spettacolari anche quelle. Comunque sì, come diceva Luna, tutta questa arenaria che c'è depositata vicino alla vetta non è nient'altro che la roccia che si è sbriciolata nel corso di milioni di anni a causa delle piogge, del vento, dell'erosione in generale, insomma. E quindi si è sbriciolata e si è depositata poco alla volta di fianco alle vette. Attenzione, attenzione, si sta girando qualcosa, eh? Stavano girando qualcosa. Siamo sulla scena di un film. Però vedi, noi giriamo senza nuocere. Loro invece devono chiudere la strada, quindi siamo più bravi noi. Luna, mi sto fermando per lasciarti passare. Ti stai fermando insieme a me? Guarda qua che roba, guarda le montagne. Guardo anche la curva. Che poi è strano perché ci sono gli alberi, ma sono tipo sparpagliati. Tipo alberi sparpagliati. Guarda che figo panorama. Eh sì, fammi fare una foto, infatti. Proprio al volissimo. Fans, questa è la sommità del colle. E questo è il panorama che c'è qua di fronte. Cioè, guardate, a partire da lì, vedete che c'è comunque ancora un pinnacolo che non si è ancora eroso del tutto. Poi c'è tutta quella specie di sabbia. Vedete che poi è tutta scavata la montagna. E poi c'è tutta la vallata di sotto, bellissima. Poi con questa luce qua al tramonto è ancora tutto più bello. Facciamo una foto. Luna, oggi è un'occasione unica. Dimmi. Fare la foto all'obelisco senza gente intorno. No. Oggi devi mettere la moto lì sotto, eh? Eh sì. Non puoi esimerti. Cercherò di non cadere. Sì, ma non è adventure la mia. Metti la punta dall'altra parte. Vabbè, dai, anche così va bene. Mi va bene. Sì, dai, ci sta. Allora, tu fai le foto e io faccio la storia. Ciao fans, siamo in cima al col dell'Isoard. Abbiamo parcheggiato qua le moto, giusto perché non c'è nessuno. Questo è l'obelisco, non so, la colonna, il monumento, il pinnacolo. Adesso un po' in mezzo, pinnacolo, levati un attimo. Qua c'è il paesaggio. Grazie. Guarda che ci fa una foto insieme. Grazie. Ok. Grazie. Into bike and... Yes. Dove vado? Vieni qua. Ok. Okay. Ci stava per guadagnare 1500 euro di iPhone. Perfetto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Quanto bella. Abbiamo anche un video. Vuoi la foto? Ma ti ricordi l'anno scorso che non riuscivamo a farla far mettere dentro tutto l'obelisco? Sì, perché c'era le gente in bici. E... aspetta che prendo il guanto. Vedi la convinzione degli italiani? Gli si dice grazie, gli si parla in italiano, no? Giusto così. Lingua predominante. Qua una volta era Italia, tra l'altro. Sì. C'è stato un periodo, no, qua non proprio, però c'è stato un periodo intorno al 1943 per cui alcuni territori francesi sono diventati italiani. Ah. È freddo. Praticamente siamo qui sotto all'obelisco del
Col de l'Isoard, uno dei paesaggi più belli della Francia, sicuramente. Col de l'Isoard, 2360 metri. Bellissimo, veramente. Uno dei miei preferiti insieme al Galibier. Adesso ci manca Monginevro. E basta, sì. Quanto ci mettiamo? Non tanto. Siamo giù qua a Brianzoni, siamo arrivati. In un'ora ce la facciamo. Un'ora e un quarto. Dai, dovrebbero reggere tutte fino giù da qua. Poi giù da qua eventualmente cambiamo solo quelle della Sony. Pensa che vento. Bene, ripartiamo qua, da in cima al colle con 14.6 gradi. Enduro per loro. Enduro, attenzione. Super Adventure. Il 390 è una moto veramente versatile con cui potete fare di tutto. Il 390 Adventure lo puoi trasformare quando vuoi. E questo è il lato che scende verso Brianson. Guardate lì che figata, veramente. Poi con questa luce qua al tramonto è qualcosa di veramente spettacolare. Luna interno. Incrociano le traiettorie. Guarda che si vede giù tutto, che non arriva nessuno. Possiamo guidare anche all'inglese. Luna interna tu. Mamma, che magia, che magia quest'ora. E diranno, ecco, siete andati nell'altra corsia. A parte che non c'è la riga metà, quindi si può. E poi oltretutto dall'alto si vede che non sta salendo veramente nessuno, quindi luna esterna, mi butto io all'interno. Incredibile, ha capito la dinamica esterno-interno. Cos'è questa roba? Un trike. Un trike. Guarda, che strana quella. Un trike. Sì. Mai visto. Guarda come si insinua all'esterno. Luna all'interno. Mamma, adesso le chiamiamo tutte. Luna interno. Luna esterno. Dai. Pazzesco, ha capito! Ha capito! Luna interno! Mamma mia, che emozione! Non ci credo, ha capito il fondamento dell'interno esterno sulle curve! Luna interno! Esterno! Guarda come si butta dentro nello spazio! Luna, interno! Sembra come quando dicevi a Charizard, Charizard lancia fiamme! Luna, esterno! Mamma mia, ha capito davvero! Domani non se lo ricorda più. Attento! Mamma mia, che rischio! Ero troppo emozionato. Domani non se lo ricorda più, ma oggi ha capito. Ah! Ho preso un dosso. Io stavo finendo nel campo. Non so con quale gioco di prestigio sono rimasto sulla strada. Luna esterno! Luna interno! Luna, dimmi che sta lampeggiando ancora di verde la 360, perché altrimenti sono bestemmie.
Lampeggia, sei di verde. Ok, meno male. Dai, almeno un video decente l'abbiamo fatto. Sì, ma perché è bellissima la strada. Ehi, questo sì, questa merita veramente tanto. Soprattutto a quest'ora, secondo me farli a quest'ora è la cosa più bella in assoluto. Cioè, se avessimo avuto tempo, avremmo potuto farla anche, cioè, scendere e salire. Ma sono le 7. Ed è, mica, pensa che è bella salire. Sì. L'avevamo fatta l'anno scorso, ma c'era un po' di traffico. Luna, esterno! Luna, esterno! No, ho sbagliato. E incrociano le traiettorie come nei videogiochi? Guardala qua che si butta all'esterno. Dovremmo fare giri in moto dalle 6 di sera in avanti. Quando in strada non c'è più nessuno e ti puoi veramente divertire. Cioè, ma non perché vai forte, ma perché puoi guidare più spensierato, ecco. Potrei mettere la quarta, ma sentire la terza che scoppietta è troppo bello. Mamma, come si butta dentro? È una pista tutta per loro. Adesso sì che ci si diverte. Magari se si mette anche la quarta dopo la terza è meglio. Apre tutto? Ma non lo raggiunge? Mi basta fare due curve fatte un po' più forte delle altre per perderti. E lo sai che pecco un po' in discesa? Pecco. Ah, ci sono i passerottini qua. Pensa che fortunati questi. Hanno qua una strada così bella. Sì, questo è veramente tanta roba, te l'ho detto. Questo e il Galibier, secondo me, sono i due passi più belli della Route des Grandes Alpes. Guarda anche a destra tutti i pinnacoli sdrucciolevoli. È vero. Fans, guardate come tutta frastagliata la montagna. Questo di solito succede quando le rocce sono calcaree e quindi tendono molto a modellarsi con l'erosione. E chiudiamo qui la rubrica Eros per l'informazione. Dovete sapere, Vanza, che lui da piccolo non guardava i cartoni animati, guardava i documentari. Beh, io guardavo anche cartoni animati, ma guardavo veramente tantissimi documentari, sì, questo è vero. Beh, ma penso non ci sia niente di brutto a essere, tra virgolette, nerd. L'unico che ho guardato volentieri, tipo l'anno scorso, è stato quello sulla savana, sui leoni. Ah, sì, era molto bello quello. Bene, fans, diciamo che la parte più bella dell'Isoard l'abbiamo passata. Spegni la GoPro perché... Spengo la GoPro? Sì, non rimane tanto spazio e dobbiamo usarla tutto domani.
Mica, guarda com'è così alto. Se vai dentro qua con la macchina o con la moto, ci resti solo dentro. Sì. C'è tipo il fiume. Che bello. Sì. Tramonto in diretta dal colle dell'Isoard. Eccoci arrivati a Briançon. Briançon? Briançon du Spritz. Son. Guarda che c'è una costruzione sopra la roccia. È un forte. Route de Gradalps. Fortification de Vurban. Vurban. Adesso dobbiamo cercare le indicazioni per Monginevro. Porca puttana. L'hai presa anche tu? No. Che ha preso una buca, porca miseria, che botta. Comunque seconda volta che senza chiedere niente ci chiedono se vogliamo una foto. Pazzesco, tra l'altro proprio sul Galibier e sull'Isoard, due passi più belli. Sì. Flashback. Lo vuoi? Do you want a picture with the motorbike? Sì. C'è il cavo. Ancora. E ancora. Poco, ma si c'è. Ok. Ok. Ma andiamo. Sì, grazie mille. Grazie. Gentilissima. Senza si parte. Thanks a lot. Grazie. Guarda che bella. Sì. Sono tutti gentili. Madonna, ma in una maniera incredibile. Cioè, mai visto una che si ferma in curva a chiederti se vuoi una foto? Ti immagini veramente se partiva? Do you want a picture? Yes. Thanks. Bye. Aspetta che mi tolgo il cavo dalle mutande. Ok, possiamo andare. End of flashback. Ma non ho capito, ma era francese? Era francese. Io li prendo sempre per il culo perché non si lavano il culo, nel bidet perlomeno. Loro dicono je fais la douche, io ho i miei dubbi, però vabbè. Sì, appunto, anche perché ogni volta ti fate la doccia. Ma infatti boh, vabbè. Ma tralasciando quello, cioè sono gentili comunque. Sì. Cioè anche perché io quante docce mi dovrei fare al giorno, scusami, 5. Che schifo. Cioè non è sostenibile per il pianeta. Aspetta, di qua no, a 50 metri... No, anche perché c'è il divieto. Però siamo passati l'anno scorso, eh. Tut direzione. Sarà di qua. Luna, tutte le direzioni in verde. Sarà di qua per forza. Tutte le direzioni di qua? Sì. Aspetta che guardiamo il navigatore, va. Perché ho come l'impressione che sia di là. Perché qua non c'è nessun. Non c'è nessuna indicazione, c'è solo l'Isoard. Non prende. Molto bene. Aspetta che provo a guardare il mio. Comunque vedi che hanno proprio la cultura della moto, perché vedi che te la mettono anche. Guarda lì nel cartello dell'albergo. Che ti mettono il simbolo del dormire e della moto. Ah sì. Il mio prende. Devo mettere no, cazzo, non mi prende più. Devo mettere Monginevro? Devi mettere Saudo Lux. Saudo, sì. Io non c'è. Perché siamo qua. Cioè la mappa ce l'ho caricata un po'. Anch'io ce l'ho, guarda qua. Noi siamo. Ma scusami, ma mi sa che siamo qua. Quindi noi dobbiamo andare di qua. Quindi di là. Di là. Minchia, che profumo di focaccia con le cipolle. Moments later. E Luna qua praticamente a sinistra. Sì. No, lo sto dicendo per te. Lo sto dicendo per te che sei dietro. Sì, dritto. Sì. No, dritto un c***o che gli entri nel negozio. E beh. Madonna che salita. Minchia.
la gendarmerie. Ok, un vago ricordo di averla fatta l'anno scorso sotto la pioggerellina, questa strada. Qua gira a sinistra e segui alla strada. E qua gira a destra e andiamo in su. Monginevro. Luna, ci siamo? Siamo, Monginevro. Stiamo guidando da 7 ore e mezza. E non è finita. Bene Luna, questo è l'ultimo passo della giornata di oggi. E dove sei? E ho voluto passare sulle strisce. Adio. Se mi ricordo bene dall'anno scorso che l'abbiamo fatto più o meno alla stessa ora, anzi forse era leggermente più tardi, era veramente bello e ci siamo veramente divertiti. Quindi direi che praticamente, riassumendo la giornata di oggi, Colle della Fauniera, carino di paesaggio, orribile di strada. Colle di San Pere, orribile di paesaggio, orribile di strada e orribile anche di tempo in quel momento. Colle dell'Agnello, molto bello di paesaggio, passabile di strada nel lato italiano, più che passabile di strada nel lato francese. Colle dell'Isoard, paesaggio bellissimo, asfalto perfetto, strada super divertente. E adesso ci spariamo anche il Monginevro e ritorniamo in Italia. Oh. Luna, concordi col mio riassunto della giornata? Cosa? Dico, concordi col mio riassunto della giornata? Ti trovi nelle mie parole? Sì, mi trovo. E ti perdi nei miei occhi? Sì, certo. Non so, di solito funziona così. Non ti perdi tu nei miei, figurati io nei tuoi. Che cazzo vuol dire? Di solito è l'uomo che si perde. Ma io non mi perdo mai. Ah, ok. Si perdono quelli che non sa le strade. Io le imparo a memoria e poi mi perdo lo stesso. Ah, ecco. Abile e arruolata. Comunque sul Monginevro ci sono la bellezza di 22.3 gradi qua alla partenza a Briançon. Luna l'anno scorso mi aveva categoricamente proibito di ripronunciare le parole in francese, dicendo che la mia pronuncia era oscena. Com'è che era? Boulevard sur Arc? Boulevard sur Arc. Flashback. Guarda che paesino caratteristico. Tutto in pietra. Tutto in pietra, sì. Guarda anche la chiesa. È Boulevard sur Arc. Bello però. Cioè, molto. L'hanno mantenuto apposta tutto in pietra. End of flashback. E d'altronde se Boulevard sull'arco, io cosa ci devo fare? Vabbè. Se era Boneval giù dell'Arc, era una roba. E Boneval sull'Arc, e mica questa cosa fa. Luna, ci siamo! Ci siamo? Le senti le curve rotondeggianti di questo colle? Senti come si pennellano bene? Sento, sento. Guarda anche il Suzuki Jimmy come viene su, come un... Percepisco. Guarda come si sposta, gentilissimo, il Suzuki Jimmy. Diavo, io amo i francesi. Attenzione qua, strumento del demonio. Se usassero il bidet, cioè... non potrei più neanche prenderli in giro per quello. Vabbè, si mangiano le lumache. Ma cosa c'entra? Anche in Italia qualcuno mangia le lumache e le rane. Cosa c'entra? Magari sono buone. Uno mangia le cozze e sono viscide uguali. Tipo a me non piacciono, ad esempio. Ognuno. Luna esterno! Attenzione, vediamo se lo ricordo, se mi ammazza. Se l'hai ricordato, incredibile! Guarda qua, Sunset Boulevard, la strada del tramonto, che può essere letto come che uno sta morendo, oppure che stiamo facendo il Monginevro col tramonto. Polonia, no, questo non si sposta. Polonia le moto le vedono un mese all'anno col freddo che fa. Fa
fatti vedere negli specchietti con cattiveria. Sì, magari evita di entrargli però nel cassone del camion. Sì, no, guarda questo dove va le curve, dove fa le curve. Vai, non viene giù nessuno. Non arriva nessuno? Io ho visto prima, adesso non lo so. Fanno due camion polacchi al confine francese. Wait a moment, please. Wait a moment. Che ansia, che peso. Vieni, vieni, vieni subito. Luna, interno. Mamma mia, che gioia che mi dà finalmente! La prima gioia della giornata da parte tua! Luna! Esterno! Luna, taglia interno! Mamma mia! Adesso sì che ci gasiamo! Guarda che c'è dietro! Dei missili! Basta, adesso segue il panicale! la vedo un po' difficile, eh! Cioè, io ho sorpassato te e lui ha sorpassato me che sorpassavo te! Attento che arriva un altro missile. Tutto a posto. Deve guadagnarselo il sorpasso. Non glielo concedo. Vabbè, però così non vale, eh. Cioè, scusa. Comunque era un Aprilia tuono. Maledetto. Maledettissimo. Maledetto con il triplo dei cavalli. Ma che il triplo? Ne hanno 200 con le moto lì, eh. Il quadruplo. Ah, ecco, il quadruplo. Però guarda che non mi va mica via tanto, eh. Cioè, mi è andato via un po', ma mica tanto, eh. Guarda che son qua, eh. Cioè, oddio, son qua non è vero, però non è neanche così lontano. Basta. Basta. Che sul dritto, cioè sulle curve me la posso anche giocare, ma appena c'ha 100 metri di rettilineo mi sparisce l'orizzonte e ci ho provato per divertirmi un attimo. Ma non c'è gioco. No, cioè nel senso non c'è neanche divertimento. Cioè mi diverto con te perché abbia gli stessi cavalli, la stessa moto, io so guidare meglio, ti supero quando voglio. Però non ribatte, Torniamo a fare mototurismo. Proprio passeggio. Sì. Beh, sarà dritto immagino, no? Sì, è dritto, dritto. Guarda che qua avanti c'era la dogana. Allumez-vous feu. Sì, accendi le luci. E tu spegni la freccia, è spenta, perfetto. Però non sono molto convinto che fosse solo una telecamera. Meno male che andavamo strapiano. Anche se in realtà le segnalano i Velox in Francia, quindi non c'era scritto niente. Probabile che fosse solo una telecamera, che quelli fossero gli infrarossi. Sempre dritto e arriverai a destinazione. Guarda che belli. Beh, fanno le sculture qua in Francia, sono artistici. Artistici? Cosa? Ah, c'è la dogana. Sì, vabbè, ma passa, è tutto chiuso. Torino? Luna, segui me, va. Italy! Mi hai assordato. Ancora? Ma è un altro camion polacco.
Quanti polacchi ci sono a Briançon? Cos'è la colonia polacca francese? Basta, cambio marcia prima che fondo. Anche perché in tutto questo il mio fedele compagno di avventura ha sbagliato tasto. È arrivato alla bellezza di 47.153 km. Cazzo tieni il Duke, tutto qui, un triciclo. 47.000 km. Bravo Duke, fagli vedere che si sbagliano. E la temperatura scende sempre di più, 18 gradi. Ma se siamo scesi, come fa a scendere? E scendi, scende. E se sali, sale. E non lo so, sarà che passa anche il tempo e siamo al buio da più tempo e non è più luglio e quindi la temperatura droppa di brutto. Anche perché è diventata 17 adesso. Ma che belle curve. Sì. E che questa, figurati, è tipo una statale. Porca miseria. Però anche se in Italia è tenuta bene. Cioè, guarda questa. Cos'è la... Oh. Guarda che c'è un Velox, presumo finto, però... questo mi sa che è quello dove potrebbero mettercelo... No. Cesana Clavier-Sestrier. Clavier? No, di qua. Occhio che c'è un bambino che sta attraversando dietro la curva. Ha attraversato. Io lo stavo investendo. Bene. Mi ha chiesto scusa lui, però. Quindi... La seconda parte della giornata... Mamma mia, bellissima. Sì, che poi è stata più la sera della giornata. Sì. Cioè, il mattino e primo pomeriggio è veramente una delusione atomica. Mamma mia. Vabbè, adesso li abbiamo fatti, sappiamo che fanno cagare, non li facciamo più. Adesso sappiamo che per entrare in Francia dobbiamo fare o il Colle dell'Agnello, che era bello, o il Moncenisio. Sì. Che era bello. Dobbiamo provare il Colle di Tenda, che è più a sud. Magari l'anno prossimo, se riusciamo a fare 3 giorni, che facciamo 3 o 4, facciamo 4 giorni, va? Che almeno ce la prendiamo con calma e non facciamo sti orari. 481 minuti in moto. Cioè, 481 minuti. Sono diventato la moto. Oh là là, aspetta che era una macchina. Oh là là. Tutti, amore, amore la macchina. Non sono neanche uscito dalla mia corsia. Ah, neanche io, wow. E comanda la panda, attenzione. Cosa ne pensi? Va bene. Ok, siamo arrivati a Lux, fans. Il che vuol dire che qui sopra c'è Sado Lux, o Salice Dulzio, dove abbiamo l'hotel. Sono le 20:02, quindi arriveremo su un hotel alle 20:20 circa. Il tempo di una doccia e usciamo a cena. Ah, magari chiamiamo un ristorante per prenotare 2 tavoli, 2 posti. Beh sì, anche da lì si c'è... Tanto ce l'avranno loro lì il contatto. Sì, più che altro ricordarci il nome perché non me lo ricordo. Destra. O Lux Centro o no, Saux de Lux. E domani mattina cerchiamo di essere operativi presto, che andiamo al Carrefour a prendere o i tramezzini o le focacce o qualcosa, insomma. Va bene? Va bene. A parte che ci sfondiamo a colazione. Sì. Mangio la qualunque, speck, prosciutto, salame. La qualunque veramente. Occhio che è un po' brutto il tornante. Porca. 17.8 gradi. Finalmente mi è tornato il buon umore dopo questa seconda parte di giornata che mi ha veramente emozionato. Soprattutto che l'uno abbia capito la differenza tra interno e esterno nelle curve. No, però è vero, fans, quando c'è, cioè, il paesaggio è strabello, l'asfalto merita, le curve sono belle, c'è un'altra roba. Quando devi guidare facendo attenzione ai crateri per terra, cioè, come fai a divertirti? Luna, che abiti hai portato per stasera? Che abiti? Vestiti, cosa ti metti?
un paio di jeans, una felpa e... Ma quale felpa? Dei Wool Riders. Grande anch'io! Attenzione! Quale colore? Nera. Uguale! Non è vero, tu l'hai presa grigia? Forse ho preso la maglietta nera. Tu hai preso la maglia nera, perché io volevo prenderla grigia. Vedi, mi ricordo che c'era qualcosa di nero. Ho detto, no, vabbè, dopo facciamo i gemelli, ho detto, no, la prendo nera. Grande! A ottobre facciamo un mega ordine e basta, io mi metto solo i miei vestiti, che facciamo noi? Ma infatti non vedo l'ora di avere le felpe. Sono belle! Eh sì. Beh, gira che ti rigira, siamo arrivati come l'anno scorso. Sì. Guarda, qua c'è il supermercato. Ah sì. Vedi Carrefour. Ah sì sì sì. Ah guarda, qua c'è il benzinaio per domani. Qua c'è il benzinaio, così partiamo benzinati. Sì, appunto. E questo? Questo, questo qua, sì. Qua dov'è? Siamo andati un po' troppo avanti. Ma il garage è lì. Sì. Vabbè, ci facciamo dare le chiavi. Ci facciamo dare le chiavi del garage, il telecomando. Vuoi venire un po' più indietro, che sei proprio sul... Bene, fans, siamo arrivati al nostro hotel, Serendipity Hotel, che è lo stesso dell'anno scorso. Abbiamo guidato per la bellezza di... Side stand down, non me lo dice. Aspetta che sennò poi perdo questa informazione preziosissima. 492 minuti, penso sia un record. Minchia. Allora, mi sa che dobbiamo dare i documenti prima di farci dare le chiavi o no? Boh. E vabbè, vuoi iniziare? Ci parli tu che sei più... Sì. E dimmi, dai documenti? Adesso Luna si registra qua, prende le chiavi, ritira le moto, ci faccia la doccia, andiamo a mangiare. Dici che devo togliermelo il casco, no? Ma no, dai, tanto che cazzo cosa vuoi che ti dica? Moments later. Bene fans, adesso ritiriamo le moto in garage e concludiamo qui il giro di oggi, la nostra giornata. Adesso devo fare tutto il giro per aprire. Praticamente, ah. More moments later. Sì, ma secondo me è loro, non è per i clienti. Vabbè, chi se ne frega, l'importante. Meglio. Gli ho detto grazie 200 volte. Eh sì, vedi che è loro, che c'hanno qua tutte le scorte. Detto che si chiude da solo. Ah, c'è l'ascensore, possiamo andare direttamente in camera da qua. Perfetto. Come c***o ho fatto? Ah, così. Bene fans, abbiamo parcheggiato le moto, il garage si sta chiudendo, la giornata dopo 494 minuti di guidato si conclude qui. Andiamo in camera a farci la doccia e andiamo a mangiare, che ho una fame della madonna. Prima chiamiamo, vediamo se hanno posto, quando hanno posto, poi decidiamo se lavarci o puzzare. Benissimo. Ciao. Ciao fans. Ciao fans, siamo arrivati in stanza, cioè in realtà è già la mattina dopo della fine del video prima. Però guardate che figa la doccia con il coso gigante. Tutti i sassi, landino in legno, Luna Colombo, e qua c'è tutta la roba sparpagliata, lì c'è altra roba tutta sparpagliata, qua pure. Qua c'è un disastro, però il letto era molto bello, comodo anche. E questa è la vista dalla finestra. E quella è la vista che mi interessa di più, ovvero il cielo azzurro, anche per stamattina. Vediamo un po' di nuvole.